Takeaway. Benvenuti a Takeaway. Grazie per il supporto delle ultime due puntate, delle prime due puntate, anzi, grandi tutti quanti. Volevo spiegarvi una cosa, questo è un podcast, noi non intervistiamo nessuno. Mi sa che in Italia è arrivata sfalsata la cosa come sempre, quindi tutti pensano che i podcast sono delle interviste, ma non so delle interviste, io non sono né un giornalista. Con che sta a parlare, scusa? Con la telecamera sto a parlare. Non sono un giornalista e quindi non faccio interviste. Il podcast sono persone che parlano, quindi è logico che se parliamo sopra o ci interrompiamo a vicenda. Quindi per cui non rompete le palle, per favore. E benvenuti alla nuova puntata di Takeaway. Wow. Ospite con me mio fratello Tony F. Bella Tony. Dylan, grazie, principe Pyrex. Bella Dylan. Seppola. Mio fratello Morgan. Principe Cacca. Principe Caccamo. Bella combriccola. Vedremo qualcosa. Sono il meno romano della puntata, mi sembra. Sì. No, vabbè. Pure Morgan. È Milano. Ah, sei milanese tu. Tu di dove sei, bro? Io sono di Torino. Torino. Figlio di siciliani, come tutti i torinesi, chiaramente. Siciliano. Lo sapevo. Di che zona sei? Catania. Catania, vedi, pure io. Dell'entroterra. Tu invece Catania città proprio? Sì, ma mio padre da 5 anni è andato a Roma. Ah, ok. Però Catania, sì. Ma i nonni tuoi stanno là? Tutti morti, però. Tutti morti. Sì, pure i miei, tutti. Ma prima che nascessi? Una sola, tipo, ho conosciuto, padre, mio padre. Stava giù? No, a Roma. Abita a casa mia. Ok. Poi è andata alla cosa, dietro casa sua, come si chiama? Dai soli. Dai soli, gli ultimi 2 anni, capì? Perché era anziana. Sì, tipo... Tremendo. Abbiamo cominciato a parlare da quei nonni, gente morta. No, quando uno dice no, da dove parte? La nonna accannata al convento, anche già dall'anno lì. Tu nonna tutti i tuoi da esode così. Da dove parto con un podcast? Parlava da... Dall'inizio, no, dalla nonna abbandonata al convento. Parlava da nonna io così, tremendo. Ho capito che io devo dire, accannata la mamma dai soldi. Ho capito, io devo fare, me puoi cambiare pannolone io? No, ho capito. No, ci sta. Tutto il bene, per mia nonna, mi mando un bacione. Però ci stanno le sorelle là, un bacio alle nonne. Un bacio alle nonne, sacre, come madri. Sacre. Due. Che dici di? Tutto a posto? Come sto stai? Bene. Non si vede. Ho sto pezzetto nuovo. Si vede. Lui ha fatto. Io volevo dire. Da subito spoilerà. Ha fatto bene perché ha detto. Allora, avete tutti dissato il pizzetto di Dylan. In realtà, secondo me, gli dà un po' di bohemian francese. Un po' di bohemian e un po' di ma a me mi fa il professore di ginnastica, sai, quando mi specchio vedo tipo cicano. A me pare tipo cicano, pare Salvatore, fratello, pare mio padre, guarda mio padre. A me sembra tipo cicano, sai, il cazzo è tipo treccine. Sai, treccine te la di dietro, il baffetto. Fatti le treccine, casomai cambia. Boh, ma che tipo cicano maori, ma che cazzo vuol dire? Le treccine. Non è un podcast sulla geografia, come avete intuito dalle prime battute. Bravo, un podcast è pure questo, parlate un cazzo. Parlare di geografia. Voi li guardate podcast? Io sì. Io Takeaway guardo sempre. Takeaway è il mio preferito. L'unica cosa che non mi piace è che si parlano troppo addosso. A me piace proprio quello. Tipo quello di Joe Rogan, lo vedete? Sì, l'ho visto. Sì, l'ho visto più volte. Figo. Io vedo sì. Drink Champ. Io quello di Data. Pure quello è bello. E infatti ci prende ispirazione, infatti sto per farmi un drink. Prendo il ghiaccio con le mani, ma che si Drink veda. Champs. Ma che sì. Hai capito? Come? Hai capito, porco Dio. Piacere, Noriega. Allora, infatti, questo è tale quale. Iniziamo a fare gli shot. E famoso subito uno shot, apri per vedere. Fa shot per tutti. No, allora però dobbiamo fare quella roba che ci chiedete. Vabbè, ci arriviamo. Ora siamo pieni di quiz. Ci arriviamo. Esatto, quiz. Siamo pieni di quiz per voi. Stomaco vuoto se fanno gli shot. Ma non si mangiava pure, scusa. Si mangia cinese. Allora, se ci sono io, no, sicuro si mangia. Sto cazzo di cinese. Vabbè, facciamo uno shot. Ma che c'è la convenzione col cinese? Non sì, credo. Abbiamo... siamo convenzionati con la Cina. Rasti prende delle percentuali da tutta Paolo Sarpi. Alla vostra, regà. Alla vostra. Ha parato nonna il primo. A Takeaway. A tutte le nonne d'Italia. Tremendo. Cannata fa la muffa. Ah. Scende. Che merda. Mamma mia, che schifo. Pari a vodka che se bevavamo quando ci siamo conosciuti, io. Mamma mia. Lo sai che quella volta che te... Mi sono venuti i brividi, qua. Stai andato al caos. La prima volta siamo beccati noi a casa di Wayne. Io ti giuro, fratello, non so perché ho detto, secondo me oggi beccamo Rust, secondo me oggi beccamo Rust, ma dar nulla, perché poi non sapevo che ve l'avete sentito, cazzo. Ma io però già mi sentivo con sì, l'avevi beccato tipo 2 anni prima. Ah, vabbè, comunque siamo beccati a Rust.
Perché te sei stato tipo il primo rapper, mi sa, che abbiamo beccato. Compulsato così. Proprio il primo che abbiamo beccato. Raga, perché ho capito subito. Mazza, subito gli hai... Carcola, invece... Sono sul diario. No. Cioè, quindi vi siete beccati prima volta dove? Non ho capito. An After. No, io e Tony siamo beccati nella prima volta an After. Ok, a Roma. Sì, io stavo con Noiz, era Capodanno, aveva partorito la moglie di Gengis, una certa io non so potuto andare all'ospedale. Quindi un po' di anni fa. E non so potuto andare all'ospedale io perché non ero in condizioni, manco Noiz, imboccavo in questo After, becco sto pischello, mi dicevo, oh, vieni qua, noi siamo i cavallini neri, ho detto, non ho capito. Io già c'avevo Balenciaga, ti ricordi? Sì, sì. Guarda le scarpe. Lui già stiloso, noi siamo andati al polo, ti senti? Poi mi ha cominciato a offrire cose. Cosa? Drink. La cosa. La coca. Vabbè, avevo cominciato. No, io mi ricordo una cosa, mi ricordo sta scena, tipo. Oh, non ha capito, fai, mo tu da. No, non ha capito, tu da. E lui mi fa, tipo, non so se è Noiz o te, mi fa, lo sai chi è lui? Io faccio no. E lui, o te o Noiz, mi fa, lui è te mi fa, io tipo te o che c'era pure il coiz. Mi fa, sì, c'era pure il coiz. C'era pure il coiz, mi fa, sì, faccio sti cazzi bippa. Ti ricordi? Un bel inserimento nella scena. Te con chi stavi? C'era Dylan? Io stavo con Wayne, mi pare con Sandro, con quelli là. Con... No, della Dark c'era solo Wayne, però mi ricordo. Io invece la prima volta che li ho beccati stavamo a un After a Roma, anche vedi After. Vedi, solo After. Solo After a Roma. Fra, ma noi stavamo... Però proprio... Tony non c'era. Io con Wayne... Era una festa, un after party di qualcosa, non mi ricordo. In questo locale un po' angusto a Roma. Bella serata, un po' elettronica. Goa. No, era Goa. Goa, sì. Noi eravamo tutti a un piano di sopra. Tu eri su un divano seduto. Ti sei alzato apposta, bravo. Ti sei alzato, sei venuto, ci siamo salutati, abbiamo chiacchierato un po'. Era il Goa, sì, sì. Però non mi ricordo. Ma invece ti dico... Noi siamo beccati all'After che stavamo proprio fuori di testa. Vabbè, quindi dal polo beccati... all'After li dovevi conoscere. No, ci siamo beccati all'After, però poi non è che ci siamo più parlati. Poi da lì sì, a io poco... sono detto, Carcola, mo a breve ci sentite. Voi vedrai, mo vedrai che tipo arrivamo, io ho detto. Sì, sì, arrivamo. Vabbè, però voi ovviamente... Però ti posso dire una cosa. Cioè, scena romana comunque, no, conoscevate tutti. Ma io ragazzi, stavo con la camicia, tipo, ti ricordo. Ma lì non è ok, no, ok. Tipo una roba nostra è che noi non avevamo zero contatto, cioè, con altri rapper. Era un altro contesto, super outsider. Okay. Cioè, io quando ho beccato Tony, la prima cosa che mi ha colpito, che non era un rapper, capito? Era uno con la camicia, cioè stava... Infatti quando mi ha detto di fare, ho fatto te fare. Ero tipo, cioè, tipo, come ti posso dire, un tipo coattello, capito? Che venne le cose, però quindi dovevo marca bene, capito? Quindi non è che c'avevo orecchini, tatuaggi, capito? Cioè, se l'idea che era un coatto, però stava pulito, capito? Camicia, capito? Cioè, marca bene. Fresco. No, era per, capito? Perché stava luce, capito? Come ti posso dire? Certo, certo, giusto, giusto. E cazzo, e dall'altro... Me lo ricordo proprio quando c'avevo gli orecchini da ragazzino così, come c'avevi te, un giorno tipo mi sollevavo e ho detto, bah, non posso più mettere orecchini, tipo... Però mi ricordo il periodo che una carta ha detto, ancora se mettiamo orecchini. È lì. Sì, capito, era proprio tipo contro sta cosa, tipo la marca bene. Certo. Ma manco c'è i tatuaggi, io mi ricordo, manco senza tatuaggi. No, c'ha scritto qua Nicolò. Non lo so come se siamo legati, però mi sono legato subito a lui. Da là ho conosciuto pure Side. Una sera mi ha detto, chi ci ha trovato al caos così, sono boccato. Io non mi ricordo sta cosa, non io mi ricordo un cazzo. Io entrato che me lo sentivo. Io mi ricordo. Una volta davanti a G-Star. Quando sono venuto a casa... E quando siamo beccati. Ti ricordi quando mi hai beccato? Io stavo con una davanti a G-Stare che mi hai salutato, non avevo capito che eri te. Poi mi avevi detto, guarda che so io. Poi mi ricordo Startro Stepper, primo live vostro a Roma, che io ci stavo, che stavamo sopra all'ex Dogana. No, all'ex Dogana. Ah, il primo proprio. Proprio il primo, regalo. Sì, sì, fatto tipo. Quello che organizzava mio cugino, l'avevamo preso 6 piotte. Che manco crack, che manco mi aveva dato, gli ho fatto spiegare a me storia di modo ammazzo, amico. Io non c'ero, era quello di Natale. No. 600 euro fra uno scopo. Prima di Crack Musica era. Sì, sì, me lo ricordo io. L'ex Dogana, il primo live che eravamo io. C'eri, fratello. Però voglio dire, non arrivavano al contesto delle serate rap di Roma. Ma di che? Ma non c'erano più le serate rap di Roma, secondo me. Quindi che manco più. Però ti posso dire una cosa, a Roma manco io. 2015. Era finita quella roba, capito? Era finita quella roba. Però 2016 voi eravate. Noi il primo live. Uno dei primi live l'avevamo fatti con Muggio, Carcola. Ok, quindi 2014 tipo. Cantavano noi era Muggio che gli facevo dare botte. Che gli facevo dare boi, facevo da percorso da sta botta, ma che sta a fare? Prima di cantare lui faceva. No, fra, devo cantare, tipo, poi mi sei cosa la voce. Io volevo dire a brutto mongoloide, ma come la voce? Però invece spaccava il primo live, spaccava quello là a Roma, tutti sul palco, porco due. Là ho capito.
Ho capito che sta cosa ci avrebbe avuto futuro. Cioè, questi mo arrivano, infatti, da là a breve poi. Poi quella serata l'avete replicata a Milano, che avete conosciuto Sfera, ma pre Cavallini, tutta quella roba là, eh? Sì, quando voi avete suonato ai magazzini con Sfera e tutti, no, io c'ero. No, all'Agarty, all'Agarty. Ma che, tipo okay, dentro un pub avevano suonato? All'Agarty, all'Agarty. All'Agarty avevano suonato. Sì, ma c'ero anche là. Che io sono arrivato e ho detto, ma che cazzo? Quello mi sa che era il mio primo concerto. Ho detto, ma chi è sta gente? Ma che sto messo? Quello è quello che sta su internet, per vlog, no? Però c'avevano già seguito, eh. Sì, ma noi non abbiamo capito. Vabbè, immagine, abbiamo fatto prima di fare quel live a Milano, abbiamo fatto l'ex Dogana che c'erano 10 persone. Perché a Roma, tipo, capito, era diversa la cosa, no? Ci stavo io. Capito che toglie. Invece a Milano ce n'erano tipo 200, 105, cioè comunque tipo... Comunque c'era qualcuno, c'era fuori, c'era che, qualcosa, c'era qualcuno fuori che non era riuscito a entrare. Era pieno, c'era già. Cioè, quindi in partenza pure voi in città non siete stati acclamati. No, a Roma, no, non è che non siano stati acclamati. No, io mi ricordo Roma, che noi... la gente non ti viene a vedere. Io mi ricordo che noi facciamo... Beh, Roma è una delle tappe più stronze d'Italia. Sì, perché so pigri, perché poi è una città... Grande. Vabbè, aspetta un attimo, perché voi ci siete mandati al live rap? Io ero andato con lui una volta che ci hanno subito cacciato fuori, io l'unico live che ho quello di dopo, siamo entrati a Budan Clan, unico mio concerto col gruppo mio vecchio. Io mi sa che sono andato pure al concerto del Lauro, un po' di cazzate con lo Spiva, può essere. C'ero io. No, voi siete andati, stavate dicendo, al concerto del Budan Clan? Sì, all'Atlantica a Roma, siamo entrati un minuto, siamo menati, cantava per noi, l'apertura. Siamo entrati e lui così calcola, io cosa, SH125. Da Rione siamo partiti con una bottiglia di gin, tipo sai, quella da spagnolo, tipo una bottiglia di gin lemon. Che è quello che scritto di terra. Sì, sì. Beh, siamo bevuta, siamo entrati, lui, io ho messo, questo mi ha fatto il portafoglio. No, no. E io faccio, guarda, stanno rubando così, questo gli faccio, boh, che cazzo sta a fare, sta rubando amica mia, tipo, bubù, subito, cazzottone, bam, bam, se partiamo, buttati fuori. Durati il concerto puttano. 35 minuti, che poi mezzo, appena quel concerto sarà buttato mezzo. Appena finito il noise, c'era pure io, come sì, no, prima il noise con la pertenenza con Duke Montana, siamo entrati, bubù, ma invece, ti ricordi, l'abbiamo beccato pure Branca Leone una volta, c'era un concerto, no, degli, non degli, come cazzo si chiama? Il Branchelone abbiamo beccati. Yonix! Bravo! Yonix! Non mi sbagliare un gruppo. Nuoto. Se mi dice un gruppo che viene a grattare in Italia, quello sono Yonix. Non l'amo sbagliare, Yonix. New York e New York, come bella si chiama? Bella per Yonix, comunque. Bella per Yonix. Comunque, vedi, sta cosa, casomai, loro non sembravano rapper, però se lo sentivano un rapper. No, fratello. No, io lui, io no, io lui. Io sto spezzando una lancia poi. Lui mi faceva sentire parole di ghiaccio. Io facevo, ma che cazzo è sta merda? Ma che cazzo è? Mi ricordo che spacca, Dylan, sbaglio, mi ricordo di te. Ma che sta a fare? Oh, che avevamo parlato del primo disco di One Mic, che è una roba di Rider che vi aveva gasato. Io le prime robe di rap italiano erano le P che avevano fatto i One Mic e il disco Sotto la Cintura. Prima di ascoltare tipo Club Dogo così, ma... Chi è sto mago? Pensate. Vabbè, tu comunque sia... Tu comunque sia... Ma c'è il vinile di quello, se c'è... Di sotto dovrei... la cintura c'è, è anche dell'EP, quello con chi paga delle volte. Te lo porto, te lo porto. Non mi dare retta, te lo porto. Te lo porto. Con sto pizzetto. Non è che poi... Bravo, non è che potete collezionare solo... Soldi per vinile. Non potete collezionare solo collane, qualche vinile. No, no, ti compare per vinile. Cioè, porco due. Ah, vabbè, no, a scroccare i vinili. È una questione culturale. Io ti regalo The Dark Album, te mi regali sotto la cintura. Onorato di questo scambio. Andate, ti porto... Sotto la cintura tu mi dai del Dark Album. Senti, ma che ti volevo dire? Comunque tu fatto, sei origine... Fatto. Io mi posso fare un altro shot. Sì, ragazzi. Pure io. Devi. Comunque te c'hai origine americana, no? A me, sì. Vecchio. A fratello, lui è un pelle rossa. Io se tu gli guardi sotto i piedi... Che cazzo? Se tu gli guardi la pianta del piede... Raga, basta rossa, cose razziste. È una bacia. È un indiano, è un pelle rossa. No, no, non sono pelle rossa. Sì, vedi che sei rosso. La mia bisnonna era metà pelle rossa. Però se c'è la parte della famiglia di mia madre sono afroamericani. Per i piedi gialli sei pelle rossa. Sei piedi rossi? Ma che vuoi? Sei piedi rossi. Ma sotto le piedi. Fai vedere, tirate fuori la pianta. No, no. Dai, oh. Porca madonna. Ora sono curioso, porco. Io tirati fuori la pianta. Ma non diciamo che io non ce già sotto sta battaglia. Anzi, ma perché non me l'ho mai detto? Ma c'è la mamma di questa casa da sopra. Pelle rossa. Hai pelle rossa. Hai pelle rossa. No, sì. Mia, basta, fammi i seri. Non hai pelle ossa comunque, che non avrei mai brindato. Siamo qui a Takeaway. Io avevo chiesto a Dylan per vedere, fratello.
Io voglio bene il cinema per vedere, oh. Frate, questa non lo costa ancora. Non mica sono emergente, oh. Ah, non sei emergente. Ma che ne so. Parite, mica sono emergente. Maria, una pizzata per tutti, una pizza con margherita messa in mezzo. Scherzo, ragazzi. I vostri. Scherzavo, Senti, ma quanto pesa la roba che c'è al collo? La roba che c'ho a casa? Che c'è al collo? Avrà 2-3 kg, però. Al collo, no? Al collo. Boh, questa tipo 5,5 a fra la roba è 18, capisci? Basta, 18 carati. Non è 10 carati. Non è 10, non è 14, è 18, capisci che dico? Non conta il peso in quel caso, no? No, conta, però conta il peso, ma conta con te. Fa una differenza. Che ne pensi dei collane dei 10? Perché comunque sfatiamo sto mito, tutti gli americani, i tipi, gli europei così, hanno sempre oro a 10-14 carati. Invece noi italiani beh, ma io so figlio, mio padre fa l'ora fuori, capito? Cioè, mio padre se mi compro, quando mi sono comprato i collane di Raffaello dei 10 carati, no, mi sa che erano 14 quelli. Lo scudetto da Dark, quello là. Sì, comunque era, io ho portato mio padre e ho fatto, ma te sei in deficienza, capito? Tuo padre c'ha ragione. Te sei comprato, ma che è metallo? È una merda, No, è oro di bassa qualità, frate. Perché ci stanno altri metalli in mezzo, no? Cioè, tipo il 18 grado si fa col 24 gradi che è l'oro fino, no? Quando tu vedi tipo, che ne so, l'oro oggi sta al 42 grammo, no? Quelli sono sempre i prezzi dell'oro fino, che è il 24 gradi, che è proprio la lega dell'oro, capito? Che è tipo malleabile, lavorabile. Poi duro, diciamo. Sì, è proprio morbido, capito? È okay. Per questo che tipo non si fanno le collane di 24 gradi, perché... Si piega. Là tipo a Dubai usano il 22 carati, che è un po' più resistente, ma è sempre tipo, capito? Niente, vabbè, e piano il 24 carati, poi mettono un po' di rame, un po' di qualcos'altro. Ma sta che è una Vegeta? Mi rispondo? Bergabbio? No. Ah, sta libero? Non lo sta? Ma dove cazzo stare? A un pomeridiano! A un pomeridiano! È in discoteca! Ma che sta Amsterdam, fratello? Ma poi perché non ti sta a far vedere la faccia? Ma dove stai, Nino? Thailandia! Un saluto a tutti! A buffo! Ma perché stai in Thailandia? Fammelo vedere! Ma perché stai in Thailandia? Ma con chi stai? Thailandia, di nuovo, detto, sono Thailandia. Con chi stai? Allenamento, Liru. Allenamento. Ma sei in discoteca, fratello. Ma stai bevendo, guarda l'allenamento. Allenamento. Ma da solo stai? Vabbè, a ma Giamma, ma tu sapevi qualcosa? Questo sta in Thailandia, fratello. Allenamento, Nino. Ma poi quale passo? Ma con chi stai? Attacca. Con chi stai? Da solo. Basta. Vabbè, sto facendo un'intervista, ti chiamo dopo. Capito? Ma che shampoo? Guarda che ciuffo. Cosa, guarda. Cosa? Ah, sui capelli, niente guai. Quanto rimani? Quanto rimani? Sì, lo so. Vabbè, ti chiamo dopo, Nino. Fai il bravo. Vieni anche te, oh, vieni con me. Sì, ti c'hai, pattai, fai il bravo. Ti c'hai. Ciao, Nino. Io pensavo che stava al gabbio ancora. Ma questo è uscito da agosto, fra. Vabbè. Si allena, cosa fa? Sai box, immagino. No, fratello, non ti giuro. Dove andai il sabato? Ah, non ne sapete nulla. Vabbè, comunque stavamo parlando dei gioielli che usano in America a 10 carati, a 9 carati, a 14. Niente, regà, e quindi no. 24 carati, mettono una lega che è Ramens e un'altra lega che muovo, la cerco su internet e va, dico, e diventa la 18 carati. Invece il 14 carati o il 10 carati c'è più rame e l'altra lega che certo. Non so qual è. Ovviamente io poi l'ho beccato dal vivo a Parigi, tipo poi lo giri, bevi questi qua. Quando vedi tipo la colonna mia e la colonna loro, si nota la differenza, capito? Se la vedi dal vivo si nota. Sì, non ti credo. Però la devi vedere. Stanno 10 carati di differenza. No, se dal video è la stessa cosa, anche perché sono tutte coperte di diamanti, quindi risulta il diamante. Non vedi manco se il metallo. Esatto, dai. Se ci metti il diamante buono sul rame, comunque sempre brilla, perché c'è star diamante. Ma sotto è una merda. Ma pure Xbox fa 10 carati. Però capito, pure 14. Però vabbè, in America usano proprio il 14. Cioè però frate, io vengo da Roma, loro è 18 carati, per me, capito? Non riesco a mettermelo... No, ma a me me lo sta a dire, frate, io. Ma pure... Ma io lo so, allora, parti dal presupposto che gli orologi li fanno 18 carati. Sì, sì. Basta, sì. Punto.
18 carati. Cioè, che allora, allora mi faccio davvero la collana d'argento. Giusto. Cioè, che argento 925, perché mi devo fare l'oro che è metallo. No, no, pure io sono d'accordo con te. Non... Fratello, l'oro a Roma è questo. Eccolo. Ma è da fare. A chi è elevata? L'oro a Roma è questo. Chi sta dentro che ti denuncia? Fa la parola mia, tutto a posto. L'oro a Roma è questo. Chi la sta piangendo, fratello? Questo è l'oro di famiglia, capito? Qualcuno è stazione. Te lo porti sempre ma dietro. Una cosa, ti aumenta il colo. Fermi. Io voglio bene, ok, le birre S, bella per S, tutto a posto, la vodka a bel vedere. Che nessuno l'ha chiesto, però comunque grazie lo stesso. Ma quando si. Cioè, io devo mangiare, fratello, non posso bere, perché sennò devo. Ora ordiniamo. Sennò tra 20 minuti inizia a partire a tutti, fratello. No, fate mangiare Tony prima che ci parli. Cioè, io devo mangiare, perché sennò divento violento. Fate mangiare Tony prima che ci parli. No, ma bro, non me l'accollo di litigare. Ma no, ma bro, dire la verità, sono venuto a stomaco vuoto. Voglio dire la pagnottella, fratello. Cioè, voglio dire. Guarda là. Io mi sarei rimasto a aspettare l'intervista a petto nudo di mio sposo. Sì, infatti si deve mettere a petto. Trapezio. La magna arriva fra mezz'ora, ma arriva il cinese. Lo vuoi il cinese? Vabbè, ma allora, mi posso ordinare? Posso pagare io e ordinarmi le cose mie? Frate, come devo mangiare il cinese obbligatorio? Tu stai a casa tua, fa quello che cazzo te pare qua, fratello. No, che ne so. Solo così ordina italiano. Ordina Basara. Bravo, tutti io toro. Ordina un po' 50 ml di toro. Non è che ce l'ho cucino. La verità non è questa. Io mangio il cinese, però sto a dieta, comunque sto a beve. Se mi mangio pure il fritter cinese, invece bevo, mangio bene, calibro. Sei sempre a dieta. Sì, però, con... però tu non puoi venire nel podcast nostro a dire che stai a dieta vicino a me. No, a dieta, no a dieta, bro. Cioè però che io stai a dieta. No, no, lui segue una dieta. Io ho un'educazione alimentare, ragazzi. Disciplina. Okay. Cioè, disciplina. Nel senso, tu sai parlare in italiano? Certo. È tipo educazione, come ti posso dire... Come si dice? Abbiamo capito. Educazione. Mangiare è educazione, bro. Se non sei educato a mangiare bene... È la verità. Capisci che dico? Io sono grosso principalmente perché ho mangiato a me piace male. Sei maleducato nel mangiare. Per me mangiare, cioè io tipo mangio dolci, proprio non sai quanto mangio. McDonald's, in verità sono proprio tipo quando posso mangiare. Cioè lui è proprio ciccione. Io sono ciccione, te lo giuro. Cioè soffre a mangiare tipo pesato. Fatto lì da lui quest'estate che mi era diventato mezzo bulimico che tipo magari... Già stai... Stavo tutto tipo a dieta, poi andavamo a cena, andavamo a fare la serata, tornavo e mangiavo tipo 6 pizzette, 6 tiramisù, 6 tipo, ma tipo così. Okay. E poi vomitavo mentre tu dici ancora. Si condizionò. Ma quando? Condizionato. Sì, ma Sertur è fermo. Però tipo lo bevi, cioè, lui, tipo, alle 4 di pomeriggio si deve prendere netto di Bresaula. Però è sbagliato. No, manco così, manco così. Beh, stavi così, periodi si non sto così, però comunque tipo mangio bene, cioè bro, capito, nel senso mi prendo un giorno che dico cazzo oggi è il giorno che mi mangio i dolci, la pasta come per me. Giusto. E quel giorno tipo è più bello degli altri, no? Cioè, chiaro, tipo, come non ho voglia, certo. Però se mangio male, sto proprio male di testa, fumo di più. Sì. Sei stressato. Sì, ti fa stressare un po'. Bro, te lo giuro, dubbio, credimi che è una cosa... Ci cioè, tipo un plus mangiare io pure male. Tipo, benissimo. Mentalmente ti stai meglio. Ma io sono sempre stato grosso, però ho sempre fatto sport nella vita, quindi in generale comunque... Sì, che poi mosso, sta cosa che tanto, sta cosa che va in palestra, cioè tipo il 70% è, la, è il mangiare e l'alimentazione. Dai, allora è l'ora del quiz, dai, vai. Ma che è l'ora del quiz? Qua non stavo manca all'inizio scaletta, andiamo via ai 9 a zeppola. No, allora facciamo il quiz sul GOT, no? Dovete dire qual è la cosa migliore sui vari argomenti, ci siamo? Ok. Miglior featuring da chiamare in questo momento, vai. Ma è italiano? Miglior featuring ad adesso, chi chiameresti? Se devi dire un nome. No, pure americano. Americano, io direi americano. Americano... Di chi vuoi? Te lo dico io. Te con chi lo faresti? East-G. East-G. Hai capito chi è? Sì, ho capito, fra. Non ti piace? Non lo sì, chiamerei mi piace, mai. Però ti dico la verità, mezzo di partire in... Cioè, tipo... Beh, te partiresti a tutti, ma no, che cazzo... No, mi piace, mi sento East-G. Quella là, tipo, sai quella mi sento spesso? Quella con Future. Future. Com'è che fa? Shoot come myself. Si chiama? Quella spacca. Sì. Dylan, chi chiami? Ah, lo sai che... Io chiamerei RT5. Bello, giusto. Sta spaccando il socio. Spaccando. C'è una bella attitudine lui, no? Spacca. Io americano, non lo so, mi viene da dire Central Sea perché mi piace il fatto che non è americano. Che è inglese, americano, che è inglese quindi giusto. Mi sono diverso. Se no ti dico un latino perché il rap americano è un po'... Sì. Sta un po' là. È sceso, un po'. Quindi non lo so, un latino... Lo sai che mi piace che vedo? Che vedo, che vedo spacca troppo. Pensavo che dicevi peso pluma, non so. Peso perché. Pluma non mi piace così non tanto. Ti piace, pensavo. Migliore a scrivere i ritornelli. Della Dark? No, non lo so, in generale.
Della Dark chi era il migliore a scrivere i ritornelli? Se l'uomo ritornello, frate. Forse sì, ha vinto l'uomo ritornello. Però per cambiare adesso. Dipende che tipo. Lui fa quelli cash in un certo modo, perché sono talmente semplici. Io faccio che quelli tipo quasi dark, sta a parlare. Capito, quelli tipo stupidi da baby. Dipende, ma in realtà non è che siamo sempre stati così, cioè non è che erano proprio ritornelli nostri. Non avevano fatti i ritornelli, erano solo Claim, cambiare adesso. Ma erano Claim, no, ma perché la gente solo, si rivedeva. Pensi, solo Claim cambiare adesso. Erano solo strofe le loro, eh. Sì, sì. Cioè, casomai girava la no, frase ma poi in generale, Tony, chi chiameresti a scrivere, cioè il migliore a scrivere ritornelli Italia, secondo te ora? Ritornelli, Laz e Kill. Per me è Sfera. Sfera. Sfera, ragazzi, senza ombra. Vabbè, Sfera... Cioè, Sfera, manca fai dillo, Fede, Sfera, fai gol a portavoce, sì, esatto, platino attaccato al muro, capito? Sì, però, pure sono Fazzippo un featuring, sì, in platino, sì, di Sfera. Però può battere il featuring quando non ci stanno le telecamere. Vabbè, Lazio Sfera. Sì, in Italia sicuramente loro due sono tra i più grossi. Ma sì. Fare più una cosa bop con Lazio è tipo una cosa trap con Sfera, per dire, tipo Rinello trap alla O, capito? Ci sta. Miglior film di sempre. Aia. Scarface. American Gangster. Bello. Sai che ti posso dire Frank una cosa? Frank Lucas. Ti posso dire una cosa? Credo che io American due Gangster, sballate al college. Ti posso dire una cosa? Credo che American Gangster è il film gangster migliore di sempre. Bellissimo. È una bomba, fra incredibile. Allora, lo sai, il Parex sui film... Sui DVD te lo vendono come il padrino nero, il padrino afroamericano, la versione nera del padrino. Sui DVD c'è scritto però strada. Posso dire una cosa, che nessuno sa. Quello è un firmone. Che il Parex, regà, gli aspettava la prima copia di Spider-Man. Perché cosa? Per nonno c'aveva la prima copia del primo Spider-Man che l'hanno venduto. Il fumetto? Sì. Tu sei pazzo, l'hai venduto? No, non l'ho venduto. E palesemente, cioè, tipo per nonno, cioè, tipo lui, fratello. No, mio nonno si è risposato poi con un'altra donna che non era mia nonna. Però hanno avattessi, si sa, dai, si è capito. Che lo sai, fratello? Non lo so, non so che fine ha fatto nell'idea. Io non l'ho mai visto, so che ce l'aveva, però. La prima copia del primo Spider-Man. Il fumetto, dici. Pazzesco, quanto vale? Che poi l'ha preso cosa? L'ha comprato. Chi l'ha comprato? Ha detto, ce ne stanno pochissimi nel mondo. Uno sceicco mi ha mandato lui un video di uno sceicco che ce l'aveva, ho detto potrebbe essere quello di l'ho visto nonno. Pure io l'ho visto, lo sai, potrebbe quello essere. Là che apre la cassaforte con tutte sì, quello là. Sì, 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 quello là potrebbe quello mi sa che era Superman, però comunque mio nonno c'aveva due Superman e uno Spider-Man. Minchia, quindi stava a parlare di 15 milioni di... c'è delle supereroi. Sai, il mio supereroe preferito è Robin. Te ci potevi avere 15 milioni in tasca. Robin, cioè, fratello. Ti giuro, cioè, Green Lobo. Voglio dire Robin. Quello c'è la storia più figa. Lo schiavo di Batman. Robin. Lo schiavetto di Batman. Ma come Robin? Lo schiavetto di Batman. Robin. No, lo sai perché piaceva. E invece tu chi eri? Tony Stark. Che ne so, che cazzo. Quello di Batman. Ma chi sono con la Batman? The Punisher. Punisher pure figo. Potente. Io sono Tony, fratello. Tutti sti Tony, mo... Mi sta mezzo Tony è tipo Mohamed, un nome tipo Mohamed. Tony, frate, è tipo, capito? Esatto, capito? Stanno 2 miliardi. C'è pure un pezzo di CNN che si chiama Tony, che però è acronimo. Top of New York. Classico. Perché hai scelto Tony te come nome, fra l'altro? Te l'ho detto perché mi chiamavo così su un film. Dai. Ti chiamavi così? No, come? Aspetta, mi chiamavo Tony Fornari su un film. Ti ricordi su Facebook c'era tipo la moda che dei chiamavano? Nomi finti? Sì. Mi chiamavo Tony Fornari su Facebook. Ok. Che poi diventavo Tony F. Quella moda era tutta. Ah, Tony Fornari. Cioè. Tony Fornari. Io, io sono sempre stato Enzino Ferrari. Ecco, su però, regà, per cioè. Mi ricordo, sì. Mi metti un po' di bevuto. Cioè, mo ne avevo lo stirato là. Qualcuno ha una sigaretta da darmi, ragazzi. Che devo fare? Io mi chiamavo Albert Anastasia. Bello. Il Policastellano, cara. Albert Anastasia. Policastellano. Comunque possiamo parlare del talento del side quando è iniziata la Dark su Crack Musica. Troppo duro. Tony? Che serve lo shot? Yes. Ah, ricordo, Crack Musica quando dovevo uscire che tipo famo la riunione, tipo noi, tipo dai sentiamo Crack Musica e il side fa così. No, però non mi piace, lo voglio rifare strofe, ti ricordi? No, io non ci stavo, però non ci stavo. Lui stava tipo a fare un film per la madre, tipo stava a fare costumista, dove cazzo stava a fare? No, quella era dopo, che cazzo stai? Quella era dopo, quando sei detto cioè era prima. Miglior rapper americano, vai, dai. Tony F. Tony! Quanto è stato bello quando Gucci Mane ha detto Tony! Sono morto, fratello. Ma poi hai visto, ha detto Big Scar e poi è morto Big Scar. Sì, Big Scar, rest in peace Big Scar. Non è che è moro, mo. Beh, sono curioso però, chi è secondo te il più forte? Chi è il prossimo che muore secondo te? Per me è più forte in America...
Boh, per me, cioè per me tipo a livello di Chief Keef, tipo a livello di tutto quello Chief che fa. Sì. Per me è molto 21. Pure secondo 21. Me, secondo me è un assoluto Future. Secondo me no, Future no, io dico, no, Future è tipo leggenda per me. Pure già. Io dico certo. Dei rapper che ancora ha capito. Cioè, miglior sì, rapper adesso, però, ragazzi, 21 adesso, no, adesso è 21. 21. Ora è 21. Per me è 21. Cioè, poi, 21 poi vabbè, io ho finito. Poi ti devo di Drake, poi ti dico Drake, ok, quelli che spaccano di più. No, però per 21 su tutti. Però 21 c'è la storia, la strofe, quello incastrato. Miglior rapper americano. Nella storia. Ah, no, di sempre. Allora tu ti dico Biggie Smalls. Ah, ok. Notorious B.I.G. Allora, scusa, adesso no, no, ma perdonatissimo. No, perché lo so. Migliori di tutti i tempi 21 Savage mi sembra tanto. Ma che sei matto? Sei tutto lo spa. Forte, 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 rispetto. Vabbè, mi spara, però vediamo se io ci mancherebbe. O spacchi 21 a mani o spacchi, strappo, fratello, lo strappi lo trituro. Beh, la castagna di Tony è stata famosa. Anche complimentata da Petrosian, quindi vuol sì. Dire che c'è un bel... Vabbè, Petrosian è di gente, esatto. È di parte? Di parte. È di parte, però sai. Però lui ha detto proprio ufficialmente il cioè, migliore nella scena rap a combattere Tony. Ah, l'ho visto, ma la scena rap mi sta a mettere in confronto con i manichini, bro. Sì, è vero, sono pochi che combattono. Io sono atleta, cioè nel senso, mo fumo sì, però sono atleta. Però comunque di tutti i tempi, secondo me il rapper più forte americano è Notorious. Cioè lì guarda, fra... confermo, confermo. Secondo me è Lil Wayne. Allora, io beh, devo dare un pugnetto a non lo cita mai nessuno, no, raga. No, io lo metterei in top 5 all time. La top 3 top dei rapper di quanto ha rappato Notorious B.I.G.? 5 anni. Cioè, sì, sì, Lil Wayne... Schioppato e quindi... Però... sì, è vero. Schioppato. E che ha fatto così grosso quando c'era che... Esatto. Che uno dice sempre dove sarebbe adesso, no? Esatto. Però adesso, ora come ora, secondo me 21 Savage è il rapper più forte di tutti. Perché... lega il vecchio con no, il nuovo. Fra, non può. Allora uno deve dei però, numeri. Fra, ecco, allora ti dico Drake, se dobbiamo vedere i numeri. No, 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 poi io, dico un tuo gusto personale, io ti dico personalmente. Sì, no, 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 ma pure Drake, per me dei miei rapper preferiti Drake. A me Drake mi piace. A me sì, per di Drake, però per me 21 Savage è il più forte di tutti. Vabbè, comunque so quelli, so Drake. Vabbè, questa è una diatriba infinita, ragazzi. Sì, io il rapper, come fai a dire? Comunque cioè, pure Pac ha scritto delle robe che puoi dire, lo metti là, no? Tupac per me non c'ha paragone con Notorious. A me me lo dici, fra figure. Con rap certo. È un'altra cosa. No, chiaro, però... Poi Tupac è un'icona, però quanti dischi ha fatto Tupac? 10? Non so, sì. Meno. Vabbè, sì, meno. Se non moriva, ne faceva 200. Fratello. Secondo Big me ha fatto Bighel pure, regà. Però ne ha fatti due, ma... Fra Bighel era un rapper proprio mai chi? Visto, bro. Bighel. Bighel. Era morto pure lui subito, no, no, sì. Ma che ciccione! Ah, okay. No, capito, era bianco, morto sparato. Ma che bianco era? Ma che bello, quella voglia di rap, Big Hell. Ma che fare per lui che è bianco? Ma che metti per fare? Sentite rap. Big Hell è bianco. No, Big Pan, mi stavo a confondere. Big Pan era quello grosso. Big Pan è famosa qua, ma non è vero. Little Italy. È un metodo, è leggenda, porco due. Miglior città dove suonare? Napoli. Napoli? Come si... Napoli, noi abbiamo avuto risposte assurde a Torino. Pazzesco, certo. Poi pure Catania. Sud spacca. Sì, per me Napoli su... Cioè, Napoli comunque, sono ospitati. Infatti, Roma, minchia... Purtroppo. No, Roma in verità manco non... Cioè, io ancora devo fare live grosso a Roma. Non abbiamo mai fatto. Non hai mai fatto un live grosso a Roma? No, perché dopo Untouchable c'è stato il Covid, no? Io c'era il vostro live grosso al Fabric. Trap Lovers a vostro siete usciti tutti con le tute bellissimo sì e devo dire anche che c'è stato un momento altissimo dove tu hai sbagliato una sì che ho detto la mia maestra mi tipo sì bravo e io ero lì ho alzato i pugni all'aria ho detto sono venuto per questo per un discorso emozionale di Tony sbagliato dove sbaglia un termine comunque sono venuto per questo una cosa assurdo quel periodo porco due con ogni cazzata che dicevi andava virale. Sì, certo. Ti ricordi quella cosa? Studiate i bambini, bra. Tutti, oh Tony, studiate. Mi è capitata di recente, mi è capitata di recente. Mi mandavano mille pagine, una mia cosa non la faccio studiate. Più. Studiate. No, però, cioè io lo so che dovrei fare quella roba, sociale. Però capito, comunque sono grande. Ormai, no, ma ora non si può più fare, ma non funziona male. No, no, non hai intenzione di che la devi rifare, però voglio bene ragazzini, sì, però capito che toglie di... Però in quel cioè, momento, queste in quel cose, momento no? Ogni volta che dicevi una parola diventava virale, diventava un comunque posso dire che noi su sta roba eravamo uguali ai Migos, però non è che volevamo quei Migos, però pure i Migos c'erano quella roba e dicevano ogni cosa diventava tipo meme. Tipo Deathway, tutti dicevano Deathway, Erdeb, tutti facevano Erdeb. Cioè, beh, ma pure le sporche nei pezzi, quando dicevano mamma, le sporche, mamma, diciamo tutte queste analogie assurde. Poi ce le ascoltavamo i Migos e tutto quanto, però non è che... Lo facevamo apposta. Quando hanno postato la foto sotto casa di Madonna e Madonna gli ha scritto cosa fate sotto casa mia? Trapping. E qui ha risposto trapping. Totale.
Quello io sono palesemente il cuovo di Milo. Però... Come, però? Io sono palesemente il cuovo dei Migos. Sono palesemente il cuovo dei Migos. Comunque voi siete stati un po' i Migos a una certa... Sì, te lo sai che sai. No, no. Sì, no. Sì, sì, sì. Sei quello, quello che ha schiattato te. No, no, sì, non sorte, che io sono offset, raga. Ah, lui è offset. No, e Wayne è l'illuzio. Quello l'Iluzzi è il set del tengo. Era stato ammischiato l'Iluzzi, che cazzo c'entra con i Migos? Vabbè, era quella cosa no, tipo... Perché ma era roba bene in bussi, sì, sì. Il succo di zenzero, vestiti di rosa, l'Iluzzi. No, ci stavo. Diamanti incastonati nella testa. Comunque, visto in quell'anno comunque come è esploso il freestyle di XXL nel 2016 con Uzi. Storico tutti, quello. Però poi in Italia... C'era Uzi, erano tanti qua, Liliotti. Liliotti e... Fratello, sai perché... Chi? Quel... Lil? Iocci. Iace. Te come lo chiami? Ioti. Ioti. Io l'ho chiamato Iliacci Benavide. Pure io Liliacci. Anche io Iacci, ho sempre detto Iacci. Ah, Iacci. Poi chi c'era? Denzel Curry? Che non sei incollato nessuno. Per Kodak freestyle. Black. 21. Vabbè, Kodak in Italia Black. Becchi ancora di gente poi che dice Roscio. Futuring, quindi di cosa stiamo esatto, parlando? No? No, Sean Dickerson, ma che c'era Uzi, 21, Iocci e Kodak Black. Kodak Black, Denzel Curry e basta, erano loro. Denzel Curry big up. Con quel DJ name in culo, dice. C'era pure Trutti. Drama. C'era pure leggenda. C'era pure Trutti, no. Che ha detto? Hanno fatto no, una cazzata. Ma è miglior brand di vestiti. Per me Nike per l'Air Force One. Bang. Gliela volevamo da Nike. Io... Per me solo per l'Air Force One gliela do a Nike, il miglior brand di tutti i tempi. Storicamente nel rap, Polo, Polo Ralph Lauren, regà. No, dico, io dico il tuo, il mio brand preferito per l'Air Force One è Nike. Mio Rick Owens. Sì, Rick Owens. Poi me ne piacciono alcuni tipo Rick Owens più di nicchia. Però Rick Owens Balenciaga. Balenci... Sì. questo. Stavo pensando a una roba meno scontata, ma so questo. No, il meglio brand è Nike, raga. Brand è Nike. A parte che è Nike. Nike. Nocta spacca il culo. Nocta quella... spacca il culo. La roba di Drake. Ma non sai, questa cosa mi viene... La devo fare quando tipo non... Quando tipo non mangio. Mi viene da digrignare e da... Metti questo apparecchio. Che apparecchio, dai. Ah, tutti i diamanti, belli. Diamanti, da Swarovski. Vabbè, adesso il discorso... Miglior album rap della storia italiana. Crack music. Litighiamo, litighiamo. The Dark Album. Vabbè, fermi, piano. Vai. The Dark Album. Fermi. Allora, fermi, Morgan. Non arriva nessuno. Morgan. Untouchable. Vabbè, ti sei vissuto. Perché lui se l'è vissuto. Gli è cambiata la vita, porco due. Vabbè, sì, Untouchable. Ah, ma Untouchable. No, per me è no, piano, piano. Oh, ok. Untouchable. Untouchable. Ma no, perché l'ho fatto. Ma non mi offendo, io c'è l'idea. Vai. Allora, vabbè, qua è grosso. No, Frede, un nome così al volo, boom. Allora, devo dire proprio quello che mi ha influenzato. Non cappellare, eh. Mifis, Club Dog. Ok. A me quello che... Io ti dico quello dei 50 Cent, Get Richard. Italiano, italiano, fra. Ah, italiano, crack musica, Frede. Crack musica. Crack musica, tutta vita. Ci sta. A crack musica no, dopo del Arcano. No, dopo, devi dire il nome, porco. Crack musica. No, quello che mi ha influenzato di più, mi sa, Penna Capitale. Ok. Penna Capitale. Chi è Penna Capitale? Quello dei Club come Dogo. Che è Penna Capitale? Ho capito, fratello, scusa. Secondo disco del Club Dogo. No, lo so, io però disco. Non sentivo io... cioè, io mi sentivo Carl Cox, a quei tempi mangiavo le pasticche. Andavo a ballare, mangiavo 20 pasticche. Ferma, Zeppola, miglior disco della storia rap. Per me trap è The Dark Album, rap è cliente su cliente del Cicoria. Fra, Untouchable nessuno deve total. Dire Afra. Però posso dire... Ne posso dire vabbè, due. Sì, chi muore per me pure erano zombie, raga. Per me top 5 all time del rap italiano, ve lo dico top io, no, uno. Del primo. Uno. Top 5. Chi muore per me? Vita buona, Verano Zombie, Vile Denaro, Marrakesh de Marrakesh. Crack music è mixtape, ma che cazzo ordini? Mixtape migliori, mixtape migliori. Crack music, fast crack music, manca due. Ma dove sei inventato? È tristemente noto di Next Castello Stato da me. No, ti posso dire una cosa, ti posso dire una cosa. Io, cioè, tipo il mio punto di riferimento era Next Castello. Vabbè.
Verità. Perché comunque era vero, fresco. Vero, e vero, poi vero. No, perché andava era dritto, come aveva visto, come va dritto lui, tipo... Sì, sempre. Pappa, come Pusha vado io. Porco Dio, dripum. Come vado io, una scassella. No, ma poi era serio. Mazza, non l'avrei mai detto. Con lo zucchero non l'avrei mai detto. Ne posso dire uno spietato. Bella per Next Castle, big up, ne posso dire uno spietato. Ma adesso cosa? Parabba mixtape, raga. Bella mixtape totale. Raga, Parabba. Però secondo me Parabba mixtape... Assurdo. Sì. Beh, io sono di un'altra generazione, per me tipo... Una no, Barabba mi ricordo, no, stavo, davvero, fissa qua. Per me 9,50 di Trash Cat. Ma vedere una cosa, bro. Ma sai come va la Trash Cat? Ma guarda, oh. Non mi ha cagato nessuno. Ma non li vedo. Voglio fare una storia che lavi il cartellino. Io pure, ho bada. Grazie mamma Nike. Grazie mamma Nike. Ma pure io lo stacco, dove sta il mio? Ma vedi, ma che stacchi per cosa? Ce l'avevo pure io il cazzo. Ma sta buono che la devi ridare indietro, sta per fa non fa ste cazzate. La devi ridare, sono 500 euro di dai. No! Sì. Via! Sì, via, andata. Con i cartellini, con i cartellini. Bella per Alex. Comunque posso dire una cosa, ma come cazzo fate quando vi comprate i vestiti così e dopo una foto non vi potete più mettere? Cioè io mi faccio una foto dopo... Che te l'ha detto? Tu gli metti, ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Come fai? Voglio proprio saperlo da te. Di solito le cose più sono tipo appariscenti e più tipo non te la puoi rimettere, esatto. Se ce l'hai messa una volta. Io di base mi vesto solo di nero, quindi non ce l'ho troppo. Raga, mia madre sa dica, hanno aumentato il canone mensile di 80 euro più IVA. Ma di che? Del parcheggio mio, capisci? Quindi mostra 4, 8 e 20. Hanno aumentato il canone mensile di 80 euro più IVA. Ma gli hai detto che macchina guidi? E mo? No, aspetta, no, aspetta. Saranno aumentati di 100 euro. Dal mese di gennaio il costo mensile del posto auto sarà di 380 euro più IVA. Assurdo. 80 c'è un affitto, porco due. Cioè, vedi, 80 euro in più al mese, mo che cazzo faccio? Frate, stai una merda. 80 euro in più. Intanto a me mi devi da 50 euro dal 2017. Ragazzi, ti tocca vendere strofe e ragazzi. Ragazzi, mi devi da 50 euro dal 2017. Ti ha detto, ok, sì, bella, dai, buffami 5 grammi d'erba. Sì, grande, brutta, buffo. Sì, mai ma. Più pagati a me sempre sti 50 euro mi devi ridare tempi questo è un magra. Meme per Instagram oh, in tempi di magra ti verrò a citofonare porco due spacco tutto. Take away. Vabbè dai, un'altra domanda, miglior disco della Dark crack musica The Dark Album vado a pisciare. Sì, The Dark Album. Allora, The Dark Album, allora, ti posso dire una cosa, Crack Musica ci sta a Cavallini. Crack Musica. No, Crack Musica è tutto Mafia. Ma no, però, che la trilogia però, fa tutto però, un disco. Pure per, cioè io alla fine, cioè tipo pure The Dark Album mi piace troppo, praticamente. Mazza, The Dark Album allora, non schippi. Io mi ricordo, io non mi scorderò mai quando tipo Luke, tipo, cioè tipo, Crash ADM. No? Hit mondiale. Io faccio una capita, cioè tipo quando abbiamo fatto sport. Che figa detto, DM. Ho detto tipo sport, avrei detto Fred, fa DM. Capito? DM è quasi più figa del sport. Io sport, avrei detto Fred, ma quella roba. Sports era ancora oggi. Sport, sì, no, ma DM, fa DM, quasi più DM, ragazzi. Ma DM è GTA San Andreas, frate. Porco dove sto a mangiare gengive, raga. Te lo bevi un altro bricchetto di vodka. Tu starasti. Eccoci qua a parlare male di Rusty e Tony F. Cosa volete dire, ragazzi? Inizia tu. Bah, sono andato in bagno. Insieme, tra l'altro. La domanda è... A fare? Cosa? Tu a casa a fare cosa? Comunque, ma troppi slogan. The Dark Album è inarrivabile, frate. Cioè, siete stati proprio un gruppo che è stato osannato, quanto criticato, quanto... Cioè, è veramente... Cioè, culturalmente parlando, nella scena italiana, secondo me... L'arrivo della Dark sdogana delle cose e le rende possibili, ce lo puoi fare, non arrivi da un'estrazione rap, non arrivi da un contesto di questo genere, ma lo puoi fare. Allora io esattamente come succedeva in America. Sì, io ti posso dire una cosa sì. Su Crack e Musica, la prima volta che l'ho ascoltato, mo tanto sei oridimo, che me l'hanno mandato che stava al carcere, cioè ma sentita la trap, tipo dice ma che è sta merda? No, ma perché non capivo. E quindi io, stando con le altre persone che stavano là, che si sentivano, magari io mi facevo mannare i dischi dei Marrakesh, del Noiz, sì, la gente sì. Che reppava. No! Vabbè, ma era scritto, frate. Ma porco Dio, ma perché ti attacca i mostri tesi? Ragazzi,
Raga, ma non c'è stato nulla di più sconvolgente da Dark. Guarda, no, io ti posso dire una cosa. Sono stato... Ma non a livello musicale, ma a livello socio. Guarda, ti posso dire una cosa. Io ho visto il primo live da Dark, poi allevando che eravamo amici, perché all'inizio non eravamo manco amici, li conoscevo, ma non è che eravamo amici. Ma io ho capito proprio l'evoluzione di questi ragazzi, il futuro. Il loro riferimento visto il che avevano. Sì, ho detto sta roba. Poi io stavo a Milano, non li conoscevo ancora e si parlava di loro. Esatto, io dicevo... E poi dicevo, ma che cazzo gli parlo? Io dicevo, questi qua... Chi sono? È difficile, quello che, è difficile quello capisco, che li capiscono. Alla fine commento, oh, deve stare zitti quando parlo, sennò se parliamo tutti sopra. Ti sto dicendo, era difficile capirli, ma nel momento che l'hanno capito, poi sono andati tutti a rode, infatti si è visto. Eh sì. Mille interviste, mille cose. Posso raccontare una cosa? Sì. Una volta quando stavamo a Los Angeles, dovevamo fare il video dei British. Okay. Posso dire? Certo. Certo. E stavamo con Ferez e Chiara. Ferez fa tipo, andiamo a... Ferez e Chiara, a tipo amica. Mio fratello. A sto... spogliere... come si chiama? A sto strip club. Strip club. Okay. Andiamo a sto strip club, bevemo. Vabbè, ci stavano loro che tiravano tutti i sardi a mignotte. Lui, Parex, Wayne, Lui, Parex. E io mi guardavo con Chiara, tipo, come ti ammazza, cioè, tipo... Che cafoni. Cioè, non si no, fa. No, no, posso dire, ci stava Fedez che ci dava un po' non di soldi da lanciare. Non ci credo. Aspetta, iniziata così, entriamo, era il locale quello dove lavorava la moglie di John Lennon, Yoko Ono, là, che c'era la stripper là. Io non locale famosissimo di Los Angeles, tipo storico, dove ci stanno le stripper e i rocchettari impazziti. Non la roba tipo, capito, rap. Ok, ok, ho capito. Andiamo là, così, io cambio $600. Ferez cambia $200. No, ne cambia 2000. Ferez, no, aspetta. Te più di Ferez. No. Io ne, Ferez cambia $200, io cambio $600. Arrivo io tipo questa roba così da un dollaro e Chiara gli fa, ma ne cambiate così pochi, tipo. Mazza che poveri, questo la fa parlare quindi, dietro allo sangue. Quindi no, Ferez va a cambiare... l'ha detto. A Ferez. Perché quindi, ne ha cambiati meno di lui. Meno di me, quindi ne va a prendere altri, tipo torna a buco. Io mi ricordo che Ferez mi ha dato una manciata e io mi ricordo che loro li accartocciavano, tipo Ferez faceva, dai, chi prende la figa tipo vince una cosa, tipo li accartocciavano. E io tipo vedevo, e tipo c'era la cosa che tipo queste ballavano 10 minuti, gli tiravano tutti i soldi, mettono i soldi, e poi tipo facevano tipo scopa, li prendevano così e li portavano tipo verso la porta che c'era l'uscita. E quelli l'uscita. Si mettono in tasca. Okay. No, facevano così, tipo... Io facevo, ammazza, queste tipo scope, cioè tipo mi piava male. E mi guardavo con chiari, dicevo tipo, cioè se guardavamo e facciamo tipo... Povertà. No, squalo. Tipo, ma allora che squallido, capito? Vabbè, finimmo sta serata, tutti bevemo così, una nuova magnata, tipo io, lui, Wayne, ci stanno un altro amico nostro, altri amici nostri, lui, e lui inizia a fare... E lui, tutto ubriaco, stava a mangiare un posto, fratello, tutti tipo tra... Cioè, era brutto. Brutta, ragazzi. De notte, cioè... fratello, a mangiarsi il pollo fritto, con gente, noi con i collani. E lui faceva, no, perché voi siete infami. No, io non ho mai detto... Sì, sì, no. Ma te... Lui tutto ubriaco, mi diceva... E poi stava a fianco a me, stava a fianco a me, mi diceva, sei infame, perché te... Non ho mai detto infame. E poi, fratello, dici una torta infame, sai che succede, no? Non ho mai detto infame. No, vabbè, ma lui tutto ubriaco, mi diceva, te sei infame. Se stavo a mangiare il pollo fritto, faccio io sono fame. Buh, una capocciata così, buh, pio la porchetta, fratello, pio la porchetta, gliela pianto, tipo qua sulla tempia, faccio così, boom. E tipo, gli lascio tipo sta porchettata qua. E rotta, è andato all'ospedale, faceva, no, io non posso fare. Dicevi, io c'ho i brividi, non posso fare all'ospedale, c'ho i brividi, c'ho le vertigini. Le vertigini. Comunque, è troppo tempo che tu gli hai piantato una forchetta in testa. Io ho messo la forchetta qua, sì, ho fatto così. E c'aveva tipo le quattro cose. Vabbè, ma ragazzi, quanto sei durato con l'amici tua? Oh, quanto sei durato? Diceva, c'ho le vertigini, quanti non posso far video. Cosa? Te con due pomini a far video. Zero. Uno, pensa a collasse lui e ma pensa a ritorni in gruppo, ma non vorrei manco morso te come peggior nemico. Intanto sbrocchi. Comunque, posso dire che... Posso con, dire, con Fedez se siamo tagliati. Io sono arrivato a Los Angeles il primo giorno, guidavo io col blunt in bocca, tipo mentre guidavo, tipo arrivo, tipo bella Federica, che dici? Tipo così. Lui mi fa, bro, ma non è così, tipo, non è che puoi guidare e fumare, tipo. Ma come, non è legale? Tipo, io con un coro blunt con finestrina abbassata. Mi fa, no, se guidi e fumi sei mezzo tipo. Per bere. Vabbè. Senti, ma quante volte vi siete partiti? Partiti
In romano vuol dire quando fai a cazzotti con. Ma tra di noi? Tra di voi, quante volte tra... siete io un par di volte al side. Al side, io pure mi sono partito col side. Una volta da ragazzino che mi doveva dare i soldi, tipo così, faccio. Certo. Mi devi dare i soldi, ci dai i soldi a me lui, faccio mi dai i soldi così. Davvero che... a me la dà la lira. Vabbè, mi doveva dare i soldi solo a me. Vabbè, solo a me che poi ha fatto il film, il padre, guarda balla, qua stare là. E faccio, vabbè, mi dico, stai, mi dico, no, sto mai. Ah, è vero, c'ho la Fender di Charlotte. È tutto basato su una ria true story, capito come? La cosa mia è sua. Vabbè, ma aspetta, gli faccio così, facciamo dei soldi, al sedere, capito? Mi fa, no, c'ho la febbre, tipo così, vado a Campo dei Fiori fra lo becco. Con l'ex stava. Non hai visto più. Così faccio, oh, ma non sta, non c'è via. Ma noi c'avevamo una paura di Doni, regà, noi c'avevamo una paura. Gli do un piccione in bocca, gli faccio, mo se non mi parti lì, ti ammazzo, porco due. A brutta merda, ma che mi dice cazzate a me? Gli facevo, dimmi non c'ho i soldi, porco due, dimmi non ce l'ho, te li porto per una settimana, non mi dici cazzate. Vabbè, Sed è l'uomo bugia, Sed è più forte, lui non riesce a dire una... Cioè... Una bugia, non riesce a dire una cosa che non è una bugia. Poi una volta a Napoli, fratello, mi ricordo, tipo, io non so che avevo fatto, tipo, lui gli dice, la bischella sua, che stava con Rebecca, gli dice che tipo io ero andato con una, non so, una cosa, non mi ricordo che era successo. Vabbè, l'aveva mandato bevuto. E lui, e lei, gli dice, all'ex mia... Tipo, minchia, stiamo a fumare, stiamo a fare, mi sveglio, faccio la testa, tipo così, boh, a Napoli, gli do un pizzone, tipo, che c'ho gli occhiali. Ho lanciato una sedia, il side, mi ricordo il side che scappava, mi ricordo come scappava, me... così. C'era pure il Chiums, gli ho lanciato, la, tipo, a 10 mattina, gli ho lanciato la sedia in faccia, gli do un pizzone. No, poi un'altra volta si sono partiti in autostrada, frate. Ma non nel van! Sì. Sì, sta storia, so. Ti ricordi? Cioè, ma tu... sei partito dal set in autostrada. Ma sempre tra sì, due per... side? Sì, tu perché la... mai senti side. Come era andata. Saramo... Io con saramo... più da ragazzini. Saramo comprato le prime tracolle. Le prime tracolle di Gucci, tutte rigide. Cioè, io calcolo, non ci mettevo niente, ci mettevo... La carta. Ci mettevo la carta dentro. Sono psicopata. Per farle stagioni. Gonfie, capito? Per farle bene gonfie. Pure io ci ho messo, te giuro. Ci mettevo asciugamani d'hotel. Per farle ma belle. Ma non svelate giorno, tutti i trucchi della tracolla. Un giorno, trappo, un però, giorno stavamo due. Là tipo così in van, corsetti così, gli piovava la tracolla, tipo stavamo in mezzo all'idea, tipo mamma coglione, tipo gli piove la tracolla, tipo così. Gli vedevo, gli faccio, gli ho preso la tracolla di Gucci, faccio che cazzo è? Tipo così. Era il periodo e lui stava tutto fatto. Oh, della roba. Fa, tipo, non so che mi fa, mi ricordo. Non mi ricordo, ma mezzo mi fa tipo così, mi parti, tipo gli do, tipo gli parto, bum bum, si ferma il coso in autostrada, usciamo dall'autostrada, a mezzo autostrada, tipo che cazzo è buio che tipo gli... Northside era veramente... Era un talento in studio. Punto di riferimento. Erside, punto di riferimento. Erside era tipo Lil Wayne, regà. Erside tipo scriveva, faceva freestyle. Anzi, manco scriveva. No, ma quando faceva camminava, freestyle, faceva freestyle. E mi ricordo stavo con Skinny e dicevamo, porco Dio, non ci credo che questo sta a fare sta roba. Cioè, Erside era troppo forte. No, ma io ti dico, prima, mai visto prima di iniziare a fare così. Rap. Prima di iniziare a fare rap. Non ha mai scritto un cazzo, solo freestyle. Cioè, Erside, regà. Basta freestyle al Virgilio, buffa, occupazione, boh. Due ore là, esatto, boom, bravo, boom, là, boom, là faceva il no, il side faceva imbrivedi. Paura. Ti ricordi quando io avevo l'erba traffic e gli hai tutta spaccata? Che stavi l'erba di traffic? Ma non potevi quello che gli sbraccavi i cime così. No. Quello diceva, io non voglio più, dicevo, sti no, cazzi, da lontano. La parte del traffic, tipo, torno... Tipo, tornavo, tipo così, magari non dicevo, oggi voglio fumare stasera, non fumavo, andavo a dormire. Oggi voglio fumare, non fumavo, poi mi svegliavo la mattina che dovevo fumare. Capito? Cioè tipo, ritardavo due giorni ma la mattina dovevo fumare. Ok. Minchia, mi sveglio la mattina, faccio vedere. Mo che aver traffic, porco. No, no. Arrivo al traffic, mi faccio un grammo a casa, ma tipo l'ho perso. Calcola 10 di mattina, gli ho svuotato tutta casa, gli piovo la monnezza di casa. Mi ricordo la monnezza di casa per terra, mi ricordo, tipo così, facevo tre. Io, cercami il grammo, mi ricordo la prima volta che sono entrato in una dark house. Ma per il traffic, no, io mi becco sotto con Tony, ma per il traffic, appena per il traffic, Tony gli dà un cinquino, ma un cinquino, mi dà una pizza tipo sul collo. Educativo. No, senti sta storia, c'è sta pure... Oh, il traffic era commerciale da repà. Senti sì, sta storia, era un talento, però il traffic era un talento. Senti sta storia, c'è sta pure Testimone Gianmarco. Stiamo esagerando. Mi sa che c'era pure lui. Il traffic era un talento. Sì, sì, no, sì. Senti, oh, aspetta un attimo. Il traffic conosce tutti i dischi rap. Oh, ascoltami, una volta quando... Quando usciva il traffic, io faccio, bello, aiutamoli, faccio al management mio, regà, andiamo a aiutare il traffic, gli famo rifare i denti. 5K. Gli famo rifare i denti! Perché gli avevano rotto i denti a in carcere, gli faccio rifare i denti, gli faccio, vabbè, e a Namarione così,
fa, c'era Gianmarco, Zeppo, pure lui, gli faccio, vai a sentire traccia nuova Gianmarco, no? Stava Marioni in una via chiusa. C'era lui che era, che poteva uscire, mi ricordo, comunque c'era Oni, mi pare che poteva uscire, che stava ai permessi. Vabbè, stavamo tutti impicciati. Stavamo tutti impicciati. No. Arrivano, stavamo dentro sta vietta piccola, e il traffico va a sentire traccia Gianmarco, il manager mio, tipo così. A una certa arrivano le guardie, iniziano a cercare, tipo a 100 metri da noi, tipo a sta casa, iniziano a vedere a Rione, in zona nostra, tipo così, eh. Il traffico, mentre gli faceva sentire canzoni a Gianmarco, tipo via, parte, va verso le guardie, tipo, oh, ammazzo, tipo così. E noi eravamo tutti, cioè... Qual è la frase? Stavamo tutti impicciati. Io che le guardie faccio, come cazzo mi a un certo punto gli faccio, via qua, che cazzo sta a fare? Gli faccio, sbrigati, via qua, gli faccio, ma che cazzo fai? Gli do una pizza. Gli ha dato un pizzo. Gli do una pizza. Ma gli ha dato un pizzo. Ma che fai? Stanno le guardie, ma che stai? Gli do una pizza, ma proprio te lo giuro, tipo... Bam, col pozzo, qua sul... lui fa così, ti ricordi? E poi inizia a fare tipo Sosa, torna! Io con le guardie, le guardie Sosa! E c'erano le guardie là, fa. E le guardie alle guardie hanno visto che gli dava il pizzone, tipo, cioè come dice, penso io, tipo, capito? E non hanno fatto niente, tipo, hanno visto che gli dava un pizzone. E poi tipo c'era un altro amico nostro di zona. Non potevamo star fra di noi. Non potevamo star fra di noi. C'erano tutti i precedenti, lui era uscito dopo un botto. No, ma c'erano le mie restrizioni. C'era un altro amico nostro di zona e lui gli fa, oh, chiamo il taxi, io gli faccio, sali sul taxi a traffico, va a casa. E un altro amico nostro gli fa, sali dai, sta a fare troppo casino. E il traffico fa, e tu che cazzo sei? Eccolo, va a coltello. L'amico nostro gli fa il coltello, ma da mai? Tipo, no, buoni, buoni, yeah. Ma da coltello. E poi lo dice dopo. Mamma. Mo t'ammazzo, ma questo che cazzo vuoi accortare io? Il taxi, il traffico, questo che vuole accortellare il taxi e il traffico, tipo, no, buoni regali, tipo tranquilli. Mo l'ammazzo questo che cazzo. Comunque, però il traffico era un talento, un talento. Traffico è un pezzo del merda. Abbiamo preso sta casa Ostia, che era tipo di una vecchietta carina sopra di lui, sì. Una vecchietta tutta carina. Abbiamo preso a casa perché lui non poteva fare, non c'aveva il domicilio. Perché lui stava in casa perché non c'aveva per il domicilio. Per far sì che gli dassero i domiciliari doveva avere un domicilio, no? Certo, quindi gli abbiamo preso una casa noi in affitto. Ma una volta ci ha fatto il pane. E gli ha imbruttito la vecchia. No, ma gli ha imbruttito il signore, cioè la casa era di sta vecchia e di sto signore. Mi ha imbruttito a quello dei 90 anni, tipo, vamma a comprare le sigarette. Però posso dire una cosa seria, gli ha detto col coltello, nudo col coltello, gli ha detto la signora, vamma a comprarmi. Posso dire una cosa seria? Nervino! Posso dire una cosa seria su questa cosa? Questa è una non riconoscenza dei ragazzi, per dirti, dei pischelli di zona, che loro se prendono sotto e li aiutano a uscire dal carcere in difficoltà. A me tutti, ma che cazzo fa? Io tipo, no, mo gli faccio, capito? Cioè, c'ho provato. Questa è una non riconoscenza per dirti che io... ciò verso le loro, nel senso, non ce l'avevo perché siamo cresciuti insieme, no? Però io ci ho avuto tanti cazzi, ancora ce l'ho e loro ancora continuano a darmi una mano e tutto. Questa è una riconoscenza dei pischelli di zona che non si sanno comportare. Ma quella è la differenza fra noi e i pischelli della generazione di oggi. Ma io ti posso dire una cosa, il traffic da ragazzino veniva Rione, faceva così, baciava per baciava terra. Baciava per terra, ci guardava da lontano. Baciava per terra, si mangiava i caccoli, cioè capito? Cioè il traffic davvero c'era. Io infatti manco vale parlare del traffic. No, infatti aspetta un attimo. Aspetta un attimo, però ti posso dire una cosa. Noi parlavamo tanto, cazzeravamo, facciamo gli stupidi e tutto quanto. Però comunque, Niccolò Toni è una persona che comunque ha aiutato tanti ragazzi che comunque sono stati in carcere, hanno avuto mille problemi, e gli è stato dietro a tante persone. Però non è una cosa che lo sta facendo adesso. Che però non è una cosa che lo fa adesso. Io lo voglio dire, che lo permette, che è famoso, lo fa. Cioè noi sappiamo quello che abbiamo sofferto, lui c'è sempre stato in prima linea. Cioè, capito? A differenza magari di gente che adesso vedi che se fanno le storie, il mio blood, ste stronzate, e poi magari succede una cosa e s'accannano. Cioè, noi abbiamo sofferto e continuiamo a pagare le cose tuttora, adesso che siamo più grandi. Anni fa, quando i ragazzi sono usciti e hanno iniziato a fare scalpore, eccetera, io già facevo rap da tanti anni, quindi la scena era quello che era, però non, in tante cose non era così pronta, a differenza di come si può magari intuire da quello che ho fatto, da quello che dico nelle canzoni, eccetera. Io ho sempre detto questa frase che secondo me vale sempre: lasciamo il tempo alle cose. Se tra 5 anni saremo ancora a parlare dei ragazzi, i ragazzi avranno avuto ragione, no? Cioè, alla fine, se tu sei una persona che si sa comportare e che al di là di sapersi comportare per strada si sa anche comportare in quello che fa nell'arte,
e duri nel tempo, questa cosa si deve essere riconosciuta. Quindi sicuramente il fatto che con loro non ci siamo acchiappati dall'inizio perché generazioni diverse. Ma perché noi sembravamo quella roba tipo che non ci fotte un cazzo di spaccatura della musica, sì, no, no, non per la cultura, capito? Assolutamente, vi ho sempre rispettati da questo punto di vista perché intuivo che questa cosa nel vostro essere estremi comunque era vera, era reale. E un'azione del genere che mi dici tu lo conferma perché è una cosa. Cioè, ma non come adesso per dire questo discorso lo sto a fare adesso, ma te l'avrei potuto fare 10 anni fa. Noi non avevamo mai spiegato un cazzo, cioè noi quando ci dicevano che eravamo ricchi, dicevamo sì, siamo capito, non avevamo mai detto porco due. Bella per mio padre, no? Era quel flavor. No, sì, beh, no, questo quello teso. Loro cioè, erano, io calcolo. Venivano dal centro di Roma, però comunque stavano in mezzo. Io guardo, me lo ricordo. C'era tutto il mondo nel paese, capito? Io quando venivo, che c'avevo prima di fare musica, che tornavo ogni giorno con un paio di scarpe nuove, a mia madre. Sapevo che dire. Mi ricordo che di le bugie a tua madre. E nascondevo. Quando ho iniziato a fare musica, là ho iniziato a dire tipo, chi te la dà se mi compravo sempre 10 paio di scarpe a settimana di Nike? Ma regalate Nike, capito? C'avevo la scusa, non so come dire, no? Cioè, per dirti io, calcolo, esco per la prima volta, tipo, dopo un sacco di tempo esco in permesso. Dillo quanti anni? Vabbè, dopo 7 anni e mezzo esco in permesso, lui c'aveva un live. Finisce le far live, viene a casa mia, mi avevano dato 2 giorni di permesso. Viene a casa mia, si presenta con una bottiglia di Dom Perignon, una di Crystal, 2 orecchini e mi ha pagato 3 escort. Io la prima cosa per dirti che ho pensato, perché ancora non capivo bene tutto, no? Poi dopo vi racconto pure come ho saputo che lui faceva musica, cioè è stata una cosa proprio che per me dico, vabbè, mi è stata più a per culo. Ma vado diritto. Lui quando è arrivato, la prima cosa, il cervello mio, perché io l'ho lasciato, quindi non sapevo di trovarlo in un'altra maniera. Lui mi ha lasciato che tipo lui aveva fatto una canzone e io gli dicevo, ma che cazzo sta a fare? Capito, bravo, ho lasciato che noi facciamo i cazzi nostri. Quindi lui quando è entrato a casa mia che è botte le cose, ho preso la parte e gli ho detto, oh, mo se ributtiamo un camminato, sto a finire. Anzi, ma che cazzo sta a dire, io faccio la musica. Che musica, frate, ma famo... Quando vedi il personaggio, ecco, quello che volevo dire, ragazzi, a me non me ne frega un cazzo, io non sono giornalista, io non faccio l'intervista a Tony F, a Nois Narcos, io parlo con Nicolò, parlo con Emanuele, e io voglio far uscire fuori pure la persona, non solo il personaggio. Anche quello che vuole comunque, fare un take away, bro. Esatto, parlare questo delle voglio fare, e ti posso dire che comunque lui è una persona con cui mi ci sono legato tanto, perché è una persona vera. Realmente così, a me non me ne frega un cazzo se sei nato a Rione Monti o a Ostia come sono nato io, a San Basilio, per me è la persona che vale, non il quartiere di dove sei nato. Però io mi ricordo che lui andava a farsi le chiamate 10 minuti a settimana. Bravo. A parlare con lui in mezzo alla famiglia, lui ci stava sempre, cioè lui mi ha iniziato a fare le chiamate tipo, mo tanto ci stiamo, lo dico io, venivano i miei parenti al colloquio, mio cugino, e facevi i nomi da amici miei stretti, di cui era uno lui, no? Io perché lui c'aveva una chiamata a settimana, certo, di so benissimo, 5 minuti. No, bravo, lo sai, gli faccio sentire un po', ma insomma che si dice Arione, quello, quell'altro, Niccolò, e mio cugino mi fa, no, Niccolò si è messo a fare musica, che cazzo stai a dire? Cioè io sono stato un'ora al colloquio, tipo, ma che cazzo stai a dire? Perché io tipo, per ditta Roma prima ti sentivi a musica e rap, eri un coglione. Eri un po'... Cioè se lo facevi... Eri un nerd. Però anche aspetta, io ho fatto una traccia una volta, mi ha fatto 2 coglioni così lui. Io avevo paura di farlo. Mi ha spappolato. No, cioè, ma ti guardavano... Cioè io con tutto il rispetto per Gue, per loro che sono tipo delle gente, però tipo li vedevo come... Però non so se era tipo una tipo un'invidia, tipo come ti vorrei essere come loro. Potrebbe essere quello. Potrebbe essere pure quella. Sì, perché poi sono diventato questo, ho fatto certo. Il rap, quindi vuol dire che... No, però io li vedevo tipo... Io non capivo. Li vedevo tipo... Un vero pusher. Vi faccio capire quando io arrivo ad Alpignano nel mio quartiere a dire dobbiamo fare un video, i miei amici più pesanti, quelli che facevano cose, eccetera, nessuno voleva comparire nel video. Ma pensa io... Nessuno voleva minimamente avere a che fare con questa cosa. Veniva mio cugino, dico, vabbè, sta a fare la musica, vabbè, fammi sentire che sta a fare, fammi sentire, non riuscivamo a far entrare il disco. Mi entra del straforo, crack e musica. Io, calcolo, stavo in cella Entra lì. In cella da solo. Mi metto là, dico, vabbè, sentiamo se sto cazzo di crack e musica. Mi metti le cuffie e la prima traccia faceva fumo uno specie così, che c'è nebbia nel posto, lui. Io, calcolo, spengo, rido 3 ore. La prima reazione mia, tipo, rido 3 ore. Ma perché mi fa strano tipo lui che rappa, capito? Cioè, per me è tipo Rocco Siffredi che diventa il più grande attore porno gay. Per fatte capire, perché lui ha sempre schifato i rap.
capito come? Insieme a sentirebbe se un coglione quando, a Roma. Infatti io e Sede eravamo costantemente e bullizzati. E io poi lo facevo sentire alla gente io là. Io lui e Sede li bullizzavo. Eravamo costantemente bullizzati perché Tony era lì e le Sede eravamo più piccoletti, un po' più nerd. Quindi perché io lo facevo sentire alla gente là. Cose, capito? E loro tipo ascoltavano rap. Tipo, certo, io mi ricordo che loro quando uscì Nefasto, te lo ricordi Nefasto? Sì, come no? Nefasto. Il mostro di zona. Mostro di zona. Certo. Beh, quella era l'antitesi. Loro tipo andavo in giro con le bombolette, io già gli davo le cose. E dicevo, che cazzo sta a fare? Cioè, tipo, sì, si mettevano lo smanicato trapuntato. Come ne fa? Se vestiamo proprio come il blofetto, fratello, le velpe, zozze di vernice, il gilet trapuntato de mass. Eravamo andati proprio fissa, brutti, e sai, del blofetto stavamo proprio... Quindi io tipo lì con crack e musica, che non l'avevo capito, perché non sapevo che era la trap, cioè io mi ascoltavo i rap, io sono proprio fan dei rap, io so tutti, sì, per i tutte beat duali so tutti a memoria, per dirte, okay. Sì, sì, cioè tipo lui lo sentivo, MC Jaime, gioca sano, fratello, a me, io proprio so tipo, certo. Sono treno su queste cose, e quindi io faccio sentire alla gente che stava lì con me, gente un po' più grande, dico, amici mi stanno a fare musica, perché poi loro sono andati da Nemo. No, ferma, fratello, me lo so ricordato, io quindi poi mi ritrovo su Rai 2 da Nemo. Fratello, io calcolato, immaginate io sul letto da... Io sul, io sul letto da solo che sapevo... Io sul letto da solo che sapevo un cazzo, bubù, mi trovo loro e dico... No, ma che cazzo sta succedendo? Tipo la gente il giorno dopo... Però pensa che Flash, lui in cella... Che non sa un cazzo degli anni suoi... E se lo ritrova su Nemo in... No, perché io... Tony, F perché Felli mi appartiene, dico, ma che cazzo sta dicendo? Ma che è matto, pratico, questo? Mamma ha chiamato un amico mio che sta in comunità, che l'ha chiamato un altro nostro amico, cioè un nostro amico, uno de Roma, che si conosce, una leggenda di Roma, tipo che quando eravamo ragazzini noi, tipo... avevamo tutti paura. Spaccava tutti, tipo... Aspetta, chiamiamolo. Tipo il criminale più brutto di Roma, tipo lui andava là, bu, lo spaccava, tipo... Vabbè, una cosa brutta proprio che non te puoi dire. Ma davvero Tony F mi conosce, tipo, capito, cioè... Cioè, una cosa capito, cioè io ho fatto il video tipo la leggenda di Roma, quindi mi ricordavo da ragazzino che una volta da ragazzino facevo bugilato, c'avevo sto zainetto e becco questo qua a Campo dei Fiori. Ma sapete chi so io, tutti incontri vinti, cioè, ma sapete chi so io, ma iniziato a fare tipo tutti tipo scarica. Ma lui era proprio brutto. Quello che ti voglio dire, Tony, che casomai questo è pure un po' il personaggio suo che appare tutto quanto, però alla fine c'è sta una persona dietro. Quella persona andava ragazzi. No, davvero, non di cazzate. Don Matteo. È così, però. No, però io stavo per dire la stessa cosa dicendo, senza conoscere lui e la sua storia con te, che siete amici da una vita, con Dylan, eccetera. Se duri nel tempo, cioè se lui ha iniziato, cioè nel 2015-16 questa cosa è partita come un culto e ad oggi è ancora qua, a fare bene, a fare meglio, a fare sempre meglio, e tutti loro sono nella stessa situazione, vuol dire che questo... È vero. Come avevamo detto pure nelle puntate precedenti, non è che Nas faceva quello, cioè Tony è cresciuto in mezzo a quello, ha fatto, non ha fatto, me ne frega un cazzo, lo sa di bene. Giusto. Ci sta, capito? Certo. Ma perché essere devo cronista di una storia non vuol dire averla vissuta in prima persona. Poi... Ma perché poi dobbiamo dire cazzate? Cioè, capito come? Cioè, io ho capito che noi quando giriamo di determinate cose. Ma noi quando giriamo in zona, la gente ci bacia, come dite. Quando giriamo in zona, la gente ci bacia, ci vuole bene perché siamo noi. Cioè, non è che siamo andati oltre. Certo. Capito? Non lo so, io sento che per noi il bello deve ancora arrivare in qualche modo, capito? Comunque, queste tracce che ha fatto uscire Tony, Boss, Taxi sulla Luna, che so, quelle più streamate, cioè sono molto più streamate delle tracce da Dark, capito? Quindi vuol dire che in qualche modo tipo, il bello deve ancora arrivare, possiamo ancora certo. Tipo crescere. Beh, io faccio rap cose, da quando tipo, ho iniziato a fare rap. Cioè tipo sforzo era stata tipo la mia tipo. Ma non sfondavo queste patatine. Decima traccia con Reccato, capito che dico? Certo. Cioè tipo io quando ho iniziato a far rap era la mia prima traccia che facevo. Certo. Quindi comunque sono sempre il migliore a me. Cioè non è però un posso rap, dire una cosa, ragazzino, capito? Quindi tipo c'è ancora tanto da guadagnare, capito? Però posso dire una cosa. Bisogna far tornare il Pyrex. E non ho mai smesso di rappare, comunque no, sì. No, frate, devi rappare, per cazzo, devi fare Principe Pyrex 2. Non è che ho mai smesso di rappare, però questo disco qua, Lobby's War, dove è? Si chiama Lobby's War? Ascolta, si chiama Lobby's War perché volevo fare un disco mezzo love e mezzo tipo trap, capito? Quindi ho detto, vabbè, lo chiamo Lobby's War perché lo voglio fare 50-50.
Poi alla fine la parte trappa, per un motivo o per l'altro, non so. Non sono riuscito a farla. Frate, non c'ho avuto tempo, non mi sono organizzato perché avevo trovato un producer pop. Ma per il disco è tuo, cioè, fai quello che cazzo vuoi, lo ti dico, frate. Sì, no, me, ma sto di quello che per me sei in talento a fare qua roba. Per me Principe Pyrex è veramente una perla. Io fra punto di riferimento, lui è. Cioè, tipo, se devo fare una traccia, aspetto che fa la strofa lui, poi side, capito? E certo, frate, dai, dico la verità, a inizio lui e side stavano avanti. No, ma io sempre punto di riferimento. Frate, a inizio quando è uscita Dark, te e side, frate, su un altro livello. Però quello che te voglio dire. Calcola, all'inizio pensavo che io e side avremmo fatto un disco e tipo lui e Wayne sarebbero stati nostri. Tipo scagnozzi. Io dicevo io voglio farmi lo zio, ti ricordi? io non voglio fare rap, io voglio farmi lo zio. Io non voglio cantare, io faccio lo zio vostro, gli facevo. Te volevi pure il punk. Io dicevo io voglio farmi lo zio vostro. Però dimmi la verità, all'inizio, frate, Pyrex e Side erano un'altra cosa, raga. Erano troppo più forti. Vabbè, frate, ma io e Side... Tony, frate, ti dica la verità. La Tarpolo Gang è nata così, mo te lo dico. La Tarpolo Gang è nata perché io e Side eravamo fissati, ossessionati. Che volevamo fare i Club Dogo di Roma, che volevamo fare i Club Dogo coatti, tipo tra i Club Dogo e il Truce Clan. Alla fine è quello che è successo. Ma dal primo giorno ci siamo conosciuti. Io ho conosciuto il set che era tipo l'unico ragazzo che conoscevo che ascoltava la mia stessa musica. Non mi ricordo esattamente che cosa ci siamo detti, però sapevamo che sarebbe successo qualcosa, perché c'era proprio un'energia assurda, che alla fine si è tramutata in quello che è oggi. E quindi, cioè, io c'ho ancora tanta voglia di fare roba con la Dark, non lo so, cioè... A me mi frega un cazzo, Dark o senza Dark, te devi rippare, frate. Frate, io c'ho tipo un'aspettativa. A me da Dark, cioè, ma che cazzo non è, che, è vero? Non è che, no? Non è che campo se sogni, frate, lo so i gruppi come sono, però devi rippare, cioè. A me mi frega un cazzo, frate. No, frate, perché devi rippare, non ti frega. Poi se stavo al posto tuo mi fregavo uguale, cioè. Frate, io voglio il Principe Pyrex 2, capito? Ti devo dire una cosa, quando è nata la Dark, i preferiti miei eravate te e Side, però... Era. No, vabbè, Lotte non potevi, non potevi, però non potevi non vedere il personaggio di Tony. Tony prorompeva come personaggio, capito? Però voi c'avevate rap. Beh, ma sì, ma pure Wayne c'ha la sua casa perché può fare un'altra cosa. Ma guarda che Wayne è tipo Succo le Zenzero. No, raga, quel disco paura, è il mio preferito. Quello è il mio disco preferito. Succo le Zenzero fa paura, raga. Fa paura, frate. Fa pure tipo. Cioè, per dite per me è Oxycodone, Wayne. Porco Dio, ma che sei matto? Assurdo. È tutto. Dico, ma come cazzo ha fatto? Ha fatto fare il coglione dal cilindro, ma così. Quella strofa l'ha scritta in 3 minuti. Porco Io Dio, ci stavo, l'ho fatto in 3 minuti. Se n'è andato. L'astro c'è stato io. Se n'è andato. No, fratello. Quella strofa non c'ha senso. Non c'ha senso. Cambia poco la colpa. Coglione. Io stavo dicendo, ma davvero questo ha scritto sta cosa? Mo che cazzo scrivo? Allora me ne parto, andiamo pazzi per questi soldi. Passa dal mio con gli soldi in mano. Ma questo mi devo romper culo. Cioè, ti parliamo, noi che facciamo rap, poi c'era un amico nostro stretto che ancora lavora con me, che faceva le grafiche, che ha fatto il 777, okay. Ha fatto il simbolo della Dark. Poi c'è amico nostro stretto, sì, Tomasino? Sì, Tomasino, ah. Amico nostro stretto, vabbè, sì. Poi c'era Alessandro Sandro che faceva i video, c'era Betto che faceva anche lui, cioè eravamo proprio, come posso dire? Click. A 360. Un click a 360. Cioè, eravamo 360, tutti c'era che facevano una cosa, prima era, ma poi eravamo proprio amici. Away. Ma quando inizia sto podcast? Non è iniziato. Il podcast inizia tra 5 minuti, bro. Non andiamo appena... passi per sti sordi. Ho detto, mo devo tappare di per mille. Solo l'intro. Pure l'intro di quell'album. Chiamiamo Kevin. L'intro di quell'album è tutto. Aspetta, chiamo io. Oh, saluta un po' qua. Ci chiamo bello Kevin. Fratello, Vittorio si chiama, compleanno di fa 14 anni, fratello. Lo riprendi, bro? Ce l'hai? Kevin libero. Free Kevin, no! Free Kevin, no! Mannaggia la misera, Free Kevin, no! Non rompete i coglioni, Free Kevin, fra. Ma sono dei più bei ragazzi che ha dato il litorale, posso dire. Oh, Vittorio. No, Zeppolo mi sta a levare tutto, mi sta questo a levare. Ha levato il lavoro. Oh, campa lui, mi figo campa, mi ha levato il lavoro, mi ha levato il pane dalla bocca, mi ha levato questo.
No, fidate che vola la bottiata, che è. Non gli do per te. Cercola. Guardate le camere là. Ma me date qualcosa pure a me da mangiare. Saluta. C'è del pollo con le mandorle. Ciao frate. Con le mandorle. Ci abbiamo un altro quiz che si chiama Scelte Impossibili. Va, a me piacciono i quiz. Dai. Ma io mi vado a buttare là dietro, raga. Allora, le scelte impossibili sono marro o guè? Vai, scegli. Allora, Tony è guè, io sono marro. Esatto. La verità è questa. Io ti dico sì, guè. Tu dici guè. Io dico marro. Guè perché è più la roba mia, capito? La roba mia è più marro. Allora, io ti dico una cosa. Se devo dire il miglior artista italiano, dico marra. Se devo dire il miglior rapper italiano, dico guè. Ah, io ti dico... Vabbè, faremo finta che io non sono presente, ok, ok. No, ti dico, se la vogliamo prendere sul serio, quante strofe avrà fatto, guè? No, tre settimane. 3.000 strofe in tutta la sua vita. Number one. Di quelle che sono uscite, poi. Marra è meno costante, c'è un altro twist. Non so, io mi sento più vicino a Marra, no, però guè, guè, ragazzi. Secondo me Marra ormai è il miglior artista italiano, però se devo parlare di rap, il miglior rapper italiano di sempre è Guè Pequeno. Io concordo, ragazzi. Fra, ieri mi ha fatto una strofa. Quantità, guarda, qualità. Ti dico una cosa, il rapporto quantità, qualità. Bro, stava a Amsterdam ieri sera. Se te fai, fai un rating al mondo, frate, di longevità più in Europa, chi c'è sta oltre Guè? Esatto. Raga, ma guarda al che mondo. In Europa nessuno scrive mondo, bene come, frate, come cosa. Al mondo, perché tanti c'hanno i Ghost Rider in America, non sanno rappare così bene alla fine, eh? Perché mi sta a fumare sigarette? È schifo, no, è una fumo sigaretta. Fra, ieri stavamo con Guè Amsterdam, in 20 minuti mi ha fatto la strofa della vita che esce mo il 27 ottobre. No, vabbè, non l'ho fatto. Frate, ma ha fatto la strofa della vita. Io non so, frate, io non so come troppo, fa Guè. Frate, Guè so è immortale, fra. È immortale. Sai, più cresce più diventa forte. Incredibile. Ma frate, tu senti Jay-Z, tutti quanti, non è che rappano con la continuità di Guè, fra. Guè fa veramente un featuring a settimana ed è il più Guè forte di tutti, punto. Guè assurdo. Poi devo stare antipatico, simpatico, no, ma non frate, puoi tu mi devi dire uno al mondo che fosse tutte ste tracce. Nessuno, al mondo. Fra, nessuno, è sempre nessuno. A point. Non ci sono spot. Frate, non è incredibile, così va incredibile, ragazzi. Allora, un'altra... Come cazzo fa? Guarda, non Champions League della Roma o sold out al Forum? Soldato al Forum. Mi frega da Roma, ma chi mica ci guadagniamo sulla Roma, mica siamo noi. Io da quando, cioè, smesso, noi, da quando ha smesso Totti. Bravo, basso. La cosa che avrei detto io. Sono dalla Lazio. Mi frega un cazzo. Sono tutti amici dalla Lazio. No, ma poi per questa roba di essere troppo fan del calcio è un po', secondo me è un po' lame, perché cioè sei di base fan di altre persone che non sei te, non è un tuo interesse. Sei uno sfigato. E poi sti calciatori di oggi, guarda lo scandalo che sta facendo. Canne. Ma non mi fa fare una canna, dai. Capito, ma potevamo chiamare uno che faceva canna. Allora, tanto poi la faccia non ti sta bene, ma non per cazzo, problema. Mo faccio una chiamata a Zeppola, vediamo dove sta. Che mi ha scritto oggi alle 7.50. T'è andato Zeppola? Non so, me lo chiamo. Allora, il pollo coi funghi non è male, comunque. No, il ragazzo cinese è morto, ma dove gente ragazzo... pensa che deve muovere finto, non lo sa. Io lo so. Oh, frate. C'è sta un vuoto nel podcast, puoi ritornare per favore? Come stai a cazzo? Devi capire, sto aspettando fuori. Ti dico la verità, frate, qua c'è sta un vuoto, non sapevo di che parlare, puoi rientrare dentro. Dormiamo fuori le telecamere, sto a rientrare. Santeria 2 o nuovo album dei Club Dogo? Nuovo album dei Club Dogo. E Santeria 2, tutte e due, tutte e due. Nuovo album di Club Dogo, dai. Sì, anche Santeria 2, però sì, se devo scegliere tra i due, il nuovo album di Club Dogo. C'è meno tempo passato, no? Truce Clan o Cosang? Aia. Truce Clan. No, Truce che Clan. Porco Dio. No, Cosang, ecco, aspetta, pure. Aspetta. Cosang al è una liceo, roba folle, sono dei napoletani che raccontano in America. Truce Clan a stecca. Cioè, no, cosa, ripeti, perché stavamo un tempo... Mentre mi sentivo la roba techno al liceo, cioè Gar Cox, tutta quella roba là, tipo Capriati, Truce Clan a stecca. Tu lo sei sempre sentito medie. Sì, Truce Clan. Da Roma tutti il Truce Clan. Cioè tutti, fratello, sì. Da in dei panchine in poi tutti quanti. Però non gli piaceva, non conoscevano il rap. No, ma non mi frega un cazzo il rap. Lo senti solo per erano zombie, quella roba là, capito? Il veleno che c'aveva Emanuele e tutti quanti. Sì, ma poi conoscevano qualche traccia delle più famose, tipo meme. Tipo meme, capito? Era tipo meme per loro, un po' tipo la Dark. Sì, sì. Però per me non c'è confronto, ragazzi, non voglio è una questione anagrafica, non è questione di culto della cosa. Vabbè, noi siamo dei Roma, è normale che... Noice, per me è cicore, capito, per dirti. Io faccio lo scioltino, non scelgo. Ah,
Io pure uno sciottino per il noise. Cioè, noi siamo dei Roma, fallo, capito? A me Club Dogo, col fatto che non sentivo il rap, non mi arrivavano, capito? Okay. Arrivavano a lui e io tipo facevo altre cose e dicevo che cazzo sta a sentire. Però i Druce Clan erano comunque una cosa tipo potente. Era di strada. Al di fuori del rap era di strada. Chi è? Sto fuori, devo condurre il podcast. Chi crede? Utopia o For All The Dogs? Io ti dico nessuno dei due, sì. Anche secondo me è una merda. Ma frate, perché? Sono entrambi mid, stanno abbastanza di cazzo di standard. Sì, ma aspettavo due dischi della Madonna. Raga, posso dire? Capisco anche che sia difficile. A me Utopia piace. Ti piace? Utopia? Sì, qualche tra. Meglio del disco di te. Qualche tra. Posso dire Travis Scott, allucinazione collettiva. Caricatemi di insulti. Allucinazione collettiva. Sapete non che è difficile a un certo punto. A me tipo Finn mi piace troppo, cioè me la squaglio proprio. Vabbè, ma Finn sì. Ma ha fatto delle cose fighe, ci mancherebbe Finn, un Finn per Apple e vabbè, però da qui a poco due, immolarlo al re del mondo, capito, no? Solo quelle due, sono su un disco ci devono stare. Sì, però fratello, ci stanno due dritte, hai fatto, ed è salvato. Ma non per Travis Scott, fratello. Però l'ha fatto, fratello, si è salvato. Come dice, ma secondo me Travis Scott c'ha delle altre hit. Poi non so, magari fanno uscire roba più commerciale. Non so come ragionano. Boh, frate, alla fine ha fatto uscire quella con Bad Bunny e The Weeknd. Però ti posso dire una cosa. Cioè, tra l'altro Bad Bunny li manda a casa tutti. Lo conoscete, sì. Lo conoscete, sì, Rilo Rodriguez. Rilo Rodriguez. Ha fatto spaccare. Ha fatto l'ultimo disco. Ha messo un like l'altro giorno. Fratello. Rilo Rodriguez, te giuro, sì, te giuro sulla Madonna, Rilo Rodriguez ha fatto il disco meglio dell'anno. Non è big, però, dai, ce n'è. No, vabbè, frate, ha fatto. Comunque, ha fatto un botto. Lo sai che mi piace tanto a me, Moneybag. Moneybag. Io me lo potrei ascoltare all'infinito. Che King Bond, no, a me della tutti quelli. Il G mi piace più di tutti. Il G spacca. Squagliata, buon'anima del King Von. Strappato. Gerbo di casa. Gerbo, beh, i primi dischi l'ho sempre sentito. Poi Sni. Che urla troppo. Diciamo è un po' quello sfigato di O'Block. Sì, cioè, è un po' quello là che è uscito per ultimo. Sì, però è uscito che comunque... No, ma lo spacca, a me mi piace. È uscito. L'anno scorso sembrava fosse il suo momento. No. Sì, però non ha mai steppato come avrebbe dovuto. Però comunque è sopravvissuto perché Chicago, regà, sono morti, è esplosa, tutti. Poi sono morti tutti. Quindi c'è, cioè, già che stiamo a parlare di Cerbo, vuol dire che gli è andata bene. No. Anzi, a lui è andata bene. Vabbè, però noi siamo, e poi, senza ombra di dubbio, il podcast più... on point d'Italia. Però ti posso, cioè, dire se una parliamo cosa di rap e parliamo, anzi, di roba, dalla roba più underground, hip hop, real, alla roba più trap e cosa, tra me e Rusty copriamo tutto, certo, tutto quello, certo, che vuoi, certo, trovare. Tipo un disco veramente che mi ha fatto impazzire ultimamente è quello di West Side Gun. Ti è gasato? Troppo. La conosci quella con Lil Wayne? Come si chiama quella che la traccia ha fatto Lil Wayne? Lil Wayne fa una strofa assurda. Con chi? The West Side Gun e Lil Wayne. No, però l'ultimo disco. Un po' della link. Lil Wayne nel nuovo EP di Swizz Beatz ha fatto il pezzo. Ah, non l'ho sentito. Comunque All Lil Wayne... I Need Is a DMX. Invece lo sai che c'è una fissa. Ah, quella là. Col sample di DMX. Incredibile. Oh, io c'ho una comunque, fissa. Comunque, regà, pure Lil Wayne non riesce. Non muore mai. Non muore mai, non riesce a spaccare. Ah, Bash Money. Bash Money, quella che bravo, dici te. Bravo, Bash Money. Vabbè, ho Bash letta. Money. Vabbè, comunque sia, sai chi è che veramente so... Cioè, io sono innamorato di sta tipa. Sexy Red. Lo sai, a me non mi piace, mi fa schifo. Ti giuro, è l'amore mio, ti giuro, è troppo forte, troppo figa, proprio veramente, hanno liccato, no, la, io pensavo, no, dicessi Icy Spice, io ho detto cazzo. Icy Spice, vabbè. Ice Spice. No, Sexy Red l'amo. Sexy Red, non lo so, a me non piacciono nessuno dei due, penso che siano diseducative, non sono più tipo una roba culturale, sono davvero soltanto diseducative per le ragazze in America, secondo me. Minchia. Ti giuro, mi fanno davvero schifo. Apprezzo diseducative. Capito, sì, apprezzo, sì, quello che dici. Con tutto che ha l'arca, diseducative. Cioè, diseducative di che? Ormai tipo l'educazione chi la impara? Nessuno, capito? No, come, però cioè... sai, la diseducazione la posso giustificare se c'è un'altra cosa. Che è quella? Che la, la pareggia, cioè, capito? Tipo la dark è diseducativa, però ci stanno tante altre cose in realtà positive. Loro alla fine sì, è Spice spacca rappare, però... No, Sexy Red è veramente Sexy greve. Red pure spacca rappare, però è greve. Però è schifo, quello che... è tutta proprio Wood, fa schifo, dai. A me piace. Però cioè, tipo a me piace la, ecco, quella tipo che fa... È la Ciliro, Tony. Con il disco, no, di Drake, quella spacca. Sì, chi spacca? Chi fa? Il fuoco, ragazzi. Shake it ass for me, shake it ass for me. Sexy Red, sì, sì, la spacca. No, frate, guarda che lei spacca e poi spacca. Però è... Fra è Ria, Leghetto, comunque sia, è così. Preferisco, preferisco come può essere Gardner amica mia di Ostia, frate. Preferisco Cardi B, capito? Comunque. Sì, ma Cardi B è un'altra cosa. Quella è troppo, frate, troppo sghettosa.
Però hai visto, l'hanno propostata tutta, ha aperto prima il tour dei Money Baggio, poi sì, è passato a quello dei Drake. Comunque sta roba è molto figa in America, che spingono gli artisti, tipo li fanno andare in tour, se sono un artista emergente vai in tour con un artista certo, più grande, figo, e ti inseriscono così. E per c'è meno questa cosa in Italia, cazzo, in generale proprio di avere un side act nel tour, qualcuno un prima c'era, adesso siamo tutti quanti troppo fighi per avere qualcuno. Vabbè, perché comunque no, comunque devi aprire... Devo dire... Cioè, per esempio, Laz ha fatto il suo concerto all'Ippodromo. Lo fa perché Laz è real, non gliene frega un cazzo. Non so, ha chiamato me e Nerone a fare l'apertura, brava gente, voleva quella roba là, mi è piaciuto il disco. Tutte le tracce, cioè, capito che dico? Tutte le tracce. Certo. Non mi fotto un cazzo. Io non ho mai visto Laz dal vivo ancora. E Laz dura tipo due sfonda, ore, bro, due ore, cioè, una cosa tipo una certa... Della nuova generazione fra i migliori che abbia mai visto, senza ombra di dubbio. Sì, sì. Cioè, bella palco con un king. Ma che siamo matti? Fortissimo. Io non l'ho mai visto, però lo so. Io l'ho visto mille volte. Ma salario forte, bravo. Ho visto due o tre volte. Che altro sai cosa? Io quando canto tipo 40 minuti, bro, sono finito. Mm. E dico, questo come cazzo fa a fare due ore? Come cazzo fa? Beh, sapete tanto, anche chi spacca veramente dal vivo, che è veramente forte, forte, Salmo. Forte, forte, forte? Salmo. Io. giusto, 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 giusto. Io. Comunque, secondo me, subito un altro disco. Bam, così, subito un altro. Vabbè, stiamo facendo dei pezzi nuovi. Ci stiamo mi dici uno un freestyler che te batte, secondo te? Un freestyler? Sì. Mi sono sfidato anche con quelli più nuovi, così anche... ci stanno questi nuovi, gli rompi il culo a tutti. Gli rompo il culo, sì. Sì? No, sai... vabbè, ma sono bravi, nulla da dire. Magari se mi beccano in un giorno... Ma Spit era MTV o Italia 1? Spit MTV. Spit era MTV, ma Spit non è legittimo. Er to the beat. To the beat è più legittimo. Lo sai io che ho squagliato? To the beat è quello del genere che fece Tommasino. Lo sai io che ho squagliato? Quello del genere. Squagliato, squagliato. Jazz. A parte dei commista, man... Ok, sbagliato, con chiave squagliato. No. Se c'hai la maglia di Marco Mix da te. No, quando dice tipo di mezzo l'ha strappato. Sì, ma erano scritte. Quando gli dice... Erano tutti appunti. Davvero? Erano molti, erano appunti. Allora no, mi rifiuto. Ma non mi interessa, erano divertentissime, lo dico. No, no, erano totali. Sei un ciccione diciottenne, sei un ciccioottenne, no, ridere ancora adesso. Totale. L'altro giorno in freestyle ho detto questo. Io sono scherzo, se sei ciccione e fai freestyle in Italia, devi qualcosa. Capito quella là? Io sono grasso e tu sei scarso, ma io posso dimagrire. Infatti ho detto, però, se sei ciccione ma come in Italia, incastrata, se sei ciccione in Italia e fai rap, mi devi qualcosa. Sì, ma pure quella proprio che l'ho sbagliata con Mondo Marcio. No, tipo, ma sai che cosa mi ero sbagliato? Quella della merendina. No, io quel la merendina sei preparata, space, eh? Space. Del qua. Accusata la merendina. I make it rain. I make it rain. Quel cazzo di make it rain. Peggio Lil Wayne. Totale, fratello. Facciamo la rima con il mio cognome. Perché sto passando tipo quella fase che poi comincia di tutte bestialità. Sto un po' ubriaco. Quindi se state facendo mangia. Vabbè, però. No, portateci in piatto. Fatemi un fiore. Sto spaghetto col granchio. Bel granchione. Una fionna per il signor Seppo. No, la prima. No. Si può avere una fionda? Si può avere una botta per il signor Seppo. Please. Beh, noi in realtà siamo pieni di quiz qua. Però, ragazzi, non hai mai sentito il Tony Freestyle? Non voglio, non voglio un figlio, non me lo merito, non me lo merito. Oh, Antoni, fa freestyle un po'. Oddio, questo. Lì se l'ha andato, mi posso dire, cioè, te giuro su mia nonna. Io sta roba del freestyle l'ho già detto, cioè... A me freestyle sono un coglione, per me, di carità. Sì. A parte te, che cioè, sei stato uno dei primi. Ma solo perché sono qua, se no dicevi che no, 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 però tipo, capito, quelli che vanno a fare... Cioè, non lo so, non la vedo una cosa tipo per forza che tipo se fai freestyle... Cioè, se non fai freestyle non devi fare, capito? Non c'entra un cazzo, alcuni dei miei rapper preferiti, tipo Gue, abbiamo detto, no, non è mica un tipo freestyle. Ma che cazzo vuol dire, cioè... Fare freestyle è una cosa in più, cioè perché cazzo ne so, è un altro Tory Lanez sa fare sport. Freestyle, però non è che è riconosciuto perché è un grande freestyler. Poi c'è gente cioè, Tory Lanez spacca più col freestyle che con le tracce. Assolutamente. Ma fa dei freestyler Tory Lanez. Cioè, capito? No. È quello da quello là in diretta, hai visto quando stava in Twitch e comincia a fare quello in diretta? Quello è tutto, quello è tutto. Comunque a me il freestyle che mi fa più ridere è quello che dice minchiate, delle cose come se solo vibe.
Cioè, a me quell'idea del freestyle che devi fare la competizione arriva dopo nel mio percorso. Cioè, all'inizio per me il freestyle era droppare delle rime senza doverci troppo pensare, quindi non devo scrivere, non è un'esigenza di scrivere, è più come buttare una vibe. Poi ho capito che comunque mi veniva bene e ci ho spinto su ma quella tu, roba. Ti posso fare una domanda? Però l'idea non era voglio diventare il miglior freestyler del mondo, non me ne fotteva un cazzo. Lo sapevo fare, l'ho fatto, finito il film. Ma zio, ho squagliato il primo te contro Giffa, tutta a memoria. Tutte, le sappiamo tipo tutte. 15 anni. Le sappiamo tutte. Ma sì. Ti posso fare una domanda? Quando tu scrivi... Infatti sta per ridere. Quando tu scrivi... Non sta a ridere. Cioè, ragioni come se stessi facendo un freestyle o ci pensi di più? Di più. Ci pensi di più. Di più. Ma tu dovresti tipo Reckham freestyle. Però tipo, la roba più bella, la roba più swag è quando fai freestyle. Cioè, capito? Io pure tipo... Pedite, allora, non riesco a scrivere una traccia, poi tipo... Cioè, vabbè, tipo faccio freestyle, capito? Boom. E tipo, esce, magari, esce la roba. Esce, perché l'istinto è l'arte. È per questo che i freestyle ti fomentano così tanto. Assolutamente, sì. Perché sì, è proprio tipo diretto dal cervello alla bocca, diretto. Ho cercato di, negli anni di mediare questa cosa e di trovare un equilibrio fra l'istinto e la scrittura. Che non fosse solo... L'istinto e basta, perché poi l'istinto e basta ti porta a fare magari delle frasi meno complesse o degli argomenti meno spiegati, tra virgolette. Ci sono dei limiti, sì, sì. Ci sono dei limiti, però se tu unisci quelle due cose, secondo me è un bell'istinto. Infatti un Lil Wayne o un Jay-Z, che storicamente viene detto che vanno in studio e si mettono davanti al microfono e fanno solo freestyle. Io sai, non so ci se credo tanto poco a questa cosa. Allora, guarda che Rick pure Rubin, tipo un rapper inglese che è venuto in studio con me faceva solo così. Tipo, sentiva il beat, poi faceva la prima... Sì, però devi dire che cosa so, la prima frase la diceva 100 volte, cioè tipo 10 volte, poi faceva tipo la terza. Ok. E poi sentiva quella e poi faceva la seconda frase. E andava a chiudere i buchi per mezzo. Solo tipo prima frase, la reccava, poi faceva la seconda, sentiva la prima frase tipo così, faceva la seconda frase, la reccava 10 volte, tipo. Ok. Tipo na 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 na, na 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 na, la terza. Ok. E poi faceva la terza, capito? Pensate. Io non come Lil Wayne su Carter 3, se vai a vedere Carter 3 fa così. Assolutamente. Registra la prima linea, la prima barra, la seconda la lascia vuota e registra la terza. E poi fa le sporche come se fossero sporche, ma alla fine si va a completare la strofa. Va a completare la strofa. Ah, figa sta cosa. Sì. Io so stavo che col documentario Carter 3 dietro. Ho visto, sì, me lo ricordo. Ho visto sto podcast di Rick Rubin dove spiega come lavora Jay-Z. Jay-Z sente il beat e ti rappa la strofa una prima volta senza scrivere nulla, ti fa la strofa e poi te la fa la seconda volta è perfetta, fine. Jay-Z fa così. Vabbè, si dice anche che non scrive. Jay-Z è palesemente autistico. Non puoi fare no, però è quello che è inventato. No, però è più intelligente. Sì, è più intelligente. È più intelligente di noi. È tipo quel film, come si chiamava, con Matt Damon. No, con Matt Damon. No, forse fare sgambo, fare sgambo. Bravo. No, forse sbagliato. Limitless. Quello della passione. No, dici Papillon, no, Rayman. No, quello là che era autistico, però poi alla fine era mega intelligente. Gump. A te dici Rusty. Dici Chris e Dustin Hoffman. Rayman. Tipo Rayman. C'è un patrimonio di 3 miliardi. Porca Madonna. Berlusconi quanti ce ne aveva? De più. Parliamo bene, fra, dai. Sì, ho capito, però sta a livello Berlusconi, cioè Gesì è no. Berlusconi. Cioè. No, beh, Gesì. Molto di più. Magari pure Gesì è molto di più. No, raga, Berlusconi. No, Berlusconi. Però ti fa una strofa. Gesì ha preso una squadra di fuori New York, l'ha fatta diventare di New York e l'ha fatta andare in Serie A. Come se io prendo l'Alpignano Calcio domani. Ma è New York Yankees. No, i Brooklyn Nets. Posso dire una cosa? Ha fatto Berlusconi col Monza. La potenza diversa. Berlusconi col Monza. Berlusconi. Ma ci sarebbe riuscito, eh? Stava comunque... Sì, sarà... Berlusconi col Monza e come Jay-Z con i Nets. C'è fan di Sirvio, eh? A sto punto delle cose, sì. Fratello, no, posso dire una cosa? Io ho messo il cazzo, andavo messo bello scuro. Che dico, porco Dio. Questa era una cosa del freestyle, fratello. Mamma mia. Questa era una cosa del freestyle. Non l'ho sentita, com'è? Non me io ho messo il cazzo, te l'ha messo Berlusconi. Come questa una volta è una barra del freestyle. È una barra. Big bars. Non me lo merito. Non me lo merito. Mamma mia, sta puntata voglio vedere. Vabbè, che cazzo esce fuori. E a sto punto, quindi... Il nuovo Dark Polo è lontano.
Il nuovo Dark Pole in che senso? Come album insieme. Ma in questo momento non abbiamo parlato, cioè, non lo so, ragazzi, vogliamo soltanto andare in studio e fa musica, cioè lui se becchiamo andiamo in studio. Cioè... Allora, io mo va a chitta Dark 2. Lui ogni tanto mi aiuta a fare qualche traccia. Vi posso parlare della Dark 2? Cioè, ognuno va proprio nelle proprie fasi, mo il side sta on fire, non so come dire, on fire. Ma è giusto questo? On fire, sai. Fratelli, i gruppi non è che durano per sempre, fratelli. Noi sì. Sì, come entità, però ognuno fa... Però voi... Ma noi non siamo mai stati in gruppo. Esatto, voi dall'anno zero avete fatto quello che cazzo vi pareva. Tony usciva con Side, sì, esatto. Tu uscivi da solo, Wayne lì... usciva con Toin, capito come? Con Toin. No, scusa, quell'anno uscì il disco di Dark Polo e poi uscì il loro disco assieme. Ma un disco, lo sai che non ci sta, non c'è una traccia dove stiamo tutti e quattro insieme? Ah sì? C'è un freestyle, forse. Un dolce. Però, ecco, delle mele mostre qua. Ma pensavo che tutte le canne che avevi fatto erano un dolce. Per un mezzo di otto se te ne mangi uno intero così. Te l'ha mangiato? È un giallo, sì. Un dolce, è una palla fritta. Vai, vai, prova. Tutto però, fratello. Zuccherata, tipo? Ah, ragazzi, siete matti? No, fratello. Per una volta, dai. Lo fai per la cultura, che c'è dentro, però. Dimmi un po'. Banana. Banana fritta, la voglio allora, scusate. Banana fritta, ne vado ghiotto. Comunque deve fare Dark Album 2 lui. Vabbè, hai detto così, lo volevo dire, però. Lo volevo dire? Chi? Vero? Dark Album? Te Tony? No. Solista. Gli piacerebbe. Gli piacerebbe. Vabbè, ma gli metti tu strofa a Tony a The Dark Album 2, oh. La faccio per cazzo a strada se mi dai 20k. Allora 20k giusto, singolo d'oro. Ormai faccio solo oro, platino, che ha 20k. Ci sta. Giustificato. Ne vado ghiotto. Dove la mia banana fritta? Ne vado ghiotto, no, eccola. Mia grana, ne vado ghiotto. No, eccola, la rasti, non la vuole condividere. Sì, arriva, ferma. Banana fritta. Ferma, c'è una domanda per Zeppola. C'è una domanda per Zeppola. Come risolvi i tuoi problemi di stitichezza? Ma di stitichezza è qua non caghi. Mi metto un pezzettino di sapone al culo. Vamo. Oh, si sente male lui. e dove l'hai imparato? Al carcere. L'ho imparato. Questo c'ha una palletta. Buono, però, capito? No, beh, dillo. No, c'è lì, il sapone nel culo ferma la stitichezza. Questo c'ha una palletta. So. Allora, un pezzo di rosario, una pallina di rosario sul cazzo. Entra a cazzo. Sì, fratello. C'è lì la ricetta della pasta carcerata? Cibo, ladonno e panna. Non era col crackers sbriciolato solo. Quello è l'aglio olio col crackers. Vabbè, quello lo fanno tutti. Letto, dai. Ma pure la picchia po', la picchia po' la sei mamagnata? No. Aglio olio con il paghino. Col paghino? Che se famo una picchia po' a mezzanotte, tipo, capito? Ma scusa, in carcere, cioè a che ora? Sti cazzi, no, 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 parla del carcere! Ma perché parla del carcere? Sì, no, sono curioso, c'è una che... Sei curioso? Sì. Banana fritta. No, una a che ora dovrebbe andare a dormire? Una a che ora dovrebbe andare a dormire? Quando cazzo gli pare? Quando ti pare? Che nei film fanno vedere sta roba. Ma ancora che sacrifici. No, è per dire, perché vabbè, c'è una dai dormire, spengono la luce. No, spengono, sì, però spengono le luci. Sì, spegni. Certo, te devi far vedere tipo la mattina che te svegli, ma non te devi far vedere dei guardie. Allora, sì. Sul fatto che gli istituti di correzione non correggano un cazzo. Non ci sta. E che per molte persone sia l'università. Bravo. Per il crimine. Sai, ma l'ha detto prima. Ci riallacciamo al discorso di prima, la redenzione. Io la redenzione me la so fatta da solo, ma perché me so potuto permettere di fammela. Cioè, nel senso che ci stavano loro. Ci ho avuto una famiglia fortunatamente presente, ma ci ho avuto tanti amici mia per dire che hanno fatto dentro e fuori. Dentro e fuori è la cosa peggiore. De Bravetta, de Borgata, del centro, di quello che sia, che non avevano una famiglia, vivevano delle situazioni disagiate e pure se volano cambia vita, de fuori la gente in te se incula quando esci. C'è poco da fare. Sì, si dimenticano. Tutti si incula. Io sono andato a fare la cosa perché c'avevo la residenza re Bibbia, me devo far cambiare la residenza... Di casa mia, mi sono fatto accompagnare da mio padre. Quando sono arrivato là, gli avevo detto che era appena uscito e dovevo cambiare residenza. Una mi fa: ah, ma tu sei ex detenuto? Sì, c'è sta assistente sociale là per l'ex detenuto. Va là. Io sono andato là, mi fa: sono uscito mo', quindi vabbè, no, ti famo lavorare. Ok, fatemi lavorare. Che lavoro se fa? Gli faccio: guarda, sei entrato a 19, sono uscito a 28 anni, non ho mai lavorato. Vedi te, e lei mi fa a me. E che te faccio fa?
che cazzo ne sapevo chiedere a me, se te che mi ha fatto venire qua, dimmi te che devo fare. Io ti posso mettere a fare off stage per 7 mesi a un magazzino che sposti tipo i bancali, vabbè, a gratis, 12 ore al giorno, così le impari a pensiero. Ma mi dici chi cazzo ce va? Nessuno. Chi ci va? Cioè, c'è uno che fa gli reati da quando è ragazzino, va a fare i reati. Io a questa gli ho detto, ma tu vuoi che io vada a fare i reati? Lei mi ha detto, come sfondi una porta aperta? Ma guarda, lo fanno apposta, la rendono difficile, ma mica te fanno riabilità. Vabbè, cioè, ma guarda, lo sanno che 12 ore, a parte perché 12 ore, però lo sanno che non se le fa nessuno. E io sono stato fortunato. Tu sei stato fortunato. Io sono stato fortunatissimo. Te stai finito, fratello. Fortunatissimo. Perché mi hai fatto fattudire? Beh, il sistema è sicuramente complesso. Tutto questo, la prova di come questa musica cresce, vedi, da uno spazio pure a te in un ruolo. Figo. Sì, ma infatti cioè, vuol dire che può partire comunque da una comunità. Una cosa, lui a rappare è fortissimo. Ma infatti vabbè, non lo so, però per dirti, è fortissimo. Stavo per dire come una tipo side. Ok, no, era per dirti come ma una un complimentone mi ha fatto. Come quello che vabbè, rappi, rappare rappi, che cazzo. Come quello che una volta in Italia poteva essere il calcio, fra. Quello che una volta poteva essere il calcio, il sogno di farcela con una cosa che, tra virgolette, possono tentare di fare tutti, no? Oggi in Italia il rap, c'è la musica comunque in generale ha quello stesso ruolo. E quindi questa cosa di... Però se abbassa lo standard perché lo possono fare proprio tutti. Quindi per fare rap oggi non devi avere tipo una base culturale specifica. Beh, però, davvero chiunque. Ma prima però uscivano 10 erano bravi. Voi due. Stessi siete questo la dimostrazione. Sono bravi 8. Che la, sono bravi davvero 8. Però scusa. Scusami, hai detto una cosa che cioè voi stessi siete una formula dove c'era della cultura un po' più magari dalla parte tua, dalla parte di Wayne. Sì, ma poi la cultura di strada c'era 100%, la cultura artistica c'era 100%. Cultura in generale. Capito che voglio dire? Sì, no, quella la di strada assolutamente. La cultura, cioè però la cultura inteso come cultura della musica, sti cazzi, cioè nel senso... No, ma io ti dico cultura... Anche la grafica. Sì, sotto qualsiasi punto di vista. Poi se i rapper di oggi non conoscono i rapper che conosciamo noi, sti cazzi, è normale. Vabbè, certo, è normale. Però che cosa conoscono, che cosa fanno? Cioè, la loro cultura siamo noi, la DPG. Beh, però se chiedi a... Cioè, quindi sei tipo la mia copia della mia copia della mia copia della se mia copia. Se chiedi a uno che viene prima di me qual è il suo gruppo preferito, ti dirà i Randy MC, che cazzo ne sono? Sì, se lo chiedi a me è chiaro che non sono i Randy MC. Certo, ovvio. Sono anni 80, anni 90. Ogni generazione c'è la cosa. A me è una roba che ne so, per esempio, vabbè, tolti Biggie, Nas, Jay-Z, certamente. Ci sono dei rapper anni 2000, che chiaramente tipo 50, che sì, sono stati travolgenti. Io so più no? The Game. The Game è tutto, fratello. The Game è un psicopatico, no, raga. Che The Game è tutto. Io so tutto The Game. Io so The Game. The Game è fatto di schifo. Allora, parentesi The Game. Fermate. Fratello, ma che cazzo dici? Sì. Ma io ho The Game. Di schifo The Game sono meglio. Documentary, LAX. Ma basta. The Doctor Zavogat. E basta. Red Album pure figo. Ma Fifty non lo puoi paragonare con a The Game. Ma The 50 ha fatto solo quel disco. Allora, però, prendi Instagram adesso. Prendi Instagram adesso e scrivi a The Game. Scrivi a The Game e dica i $2,000 per una strofa che ti risponde immediatamente. Sì, no, sì, questa The Game mi ha capito male. No, raga, no, quello vi dico una io cosa. Io sicuro però metti i soldi per Tony The Game che è The Game. The Game è leggenda. Io ci metto i soldi che Tony stende The Game in una ripresa. Lo stendi The Game in una ripresa? No. O no? Sì, che ti piace a te questi nuovi? Sì, che ma io ho visto fa botte, non so perché. In Italia o in America? In Italia. Ma a me piace, secondo me Tony Boy è forte. Tra i... Sì, no, lui l'amo che mo dice, a me mezza roba sì, mezza roba no. Guarda, Tony Boy è un mostro, secondo me. Secondo me è bravo. Cioè, me che The Yugi Artify adesso. Tony Boy, The Yugi Artify sono i migliori. Ma è tornata un po' sta roba di scrivere di nuovo, sento delle liriche, sento delle cose che mi ispirano. Anche da chi magari a livello di struttura o a livello di ispirazione di flow sta anche lontano da cose che mi piacciono, però riesco comunque a farmela digerire perché di base mi piace quando ci sono delle belle rime con dei bei concetti. Quindi un Kid Yugi, per esempio, ha delle belle rime con dei bei concetti, non sempre mi piace la formula nella quale me le mette, no? Un po' per la voce, un po' per magari come le taglia, magari mi piacciono gente un po' più morbida, un po' più musicale, mentre lui è molto più tagliente, però mi piace come scrive, per esempio, no?
Kid Yugi è un mostro. Per me è fortissimo. Per me Kid Yugi è l'emergente più forte d'Italia. Kid Yugi c'ha quella cosa, sai, dove ne toppa una poi. Per me ti posso dire una cosa: Kid Yugi, Tony Boy, Arti 5 sono i migliori tre emergenti in Italia. Beh, sono gli unici tre, però pure. No, gli unici tre, ce ne stanno mille frasi. Se uscite. No, non è vero, ce ne stanno. No, fermi, raga. Ce ne stanno altri 100.000 sotto. Però se sono usciti loro forti. Bisogna essere, però. Però ti posso dire, è uscita talmente tanto. Scusa se ti interrompo, è uscita talmente tanta roba prima. Che fai più fatica a... Capito? Comunque, oh, ragazzi, cioè, ne è passato a quei sotto punti per impressionarti di una roba o di un artista. Comunque ce ne vuole. A me non mi impressiona sì. più nulla. No, per... Allora, io ti posso dire dopo, una dai, cosa. Dopo Sfera. Storicamente ci dopo l'anzi. Cioè. Ma scusami. No, è vero, pure no, io no, no, no. Ma non, no, solo, però... non solo in Italia, pure in America. Parlare di musica, pure in noi America. Diciamo, pure in America, prima che esce una America. Persona, un artista che mi impressiona. È difficile, fratello. Io dico però ciclicamente, quando una cosa diventa che piace a tutti, o che piace a molti, mettiamo non a tutti, ma a molti, vuol dire che ha già fatto quello switch là. Secondo me in generale nella musica esiste quella sottile soglia di chi sta per breccare, ok? Prima di salire verso... Lì si trova la roba migliore, secondo me. Quella, cioè, quella ancora, dark. Ancora ad oggi, cioè... Per me c'è stato un momento dove anche la dark poteva essere la sensazione più fresca di quello che succedeva. Nel momento in cui era di tutti, c'era già un'altra cosa sotto che faceva quell'effetto che faceva già la dark. Non c'è, sta- non c'è no. stata. Forse ci sono state le FSK, ma. No, lo sai perché? Ma. Perché a voi non vanno capito per molto tempo. No, però aspetta, bro. Prima che vega. Ma noi ci hanno pure cagato il cazzo. Sto dicendo una cosa più sottile. Sto dicendo che. Beh, ci sono delle cose che sfondano che sono inequivocabilmente no, parlando di valore, ok? Senza ombra di dubbio. Cioè sul successo di alcuni non si discute, sul successo di Lazza non si discute. Al di là del piacere soggettivo più o meno di una traccia piuttosto che un'altra, quando uno è forte non si discute. Su altri si può discutere, nel senso che può essere anche il momento che ti porta ad essere lì. Quindi io dico sempre, per me le cose più forti non sono mai quelle che sono forti in questo momento. Sono quelle un po' meno forti di questo momento, sono quelle più forti. Non so farti intendere questo. No, no, capisco quello che dici. È quella cosa un po' più sotto. È l'underground. Perché non è ancora esplosa. Cioè, posso fare un esempio per dirti di questo che mi dici te? Ok. Se mi posso permettere, tipo, Baby Gang come racconta il carcere a me. Cioè, per dirti come lo racconta lui, per me non lo racconta nessuno. Ok. Cioè, proprio Mare Riva. Capito com'è? Vabbè, è un'esperienza. Perché sei diretta. Una persona che si è fatto più di 7 anni di carcere. Sì, però capito, lui dice e te lo racconta una persona, per dite, però che si è fatto il carcere. Per dite Massimo Pericolo all'inizio mi arrivava, tipo, aveva fatto una traccia che diceva che mi è rimasto dopo il carcere solo anni. Vabbè, diceva tipo una bara che a me mi arrivava tanto. Però per dite dopo Baby Gang, quando racconta il carcere mi arriva proprio. Però mi permetto di dire, tu lì hai vissuto una cosa talmente personale. Sì, ma infatti talmente forte cose personali. Che chi non l'ha vissuta non può paragonare. Ok, però per dirti. Cioè, non è come parlare d'amore, che tutti lo vivono, capito cosa ti voglio dire? Bravissimo. Ma infatti è una Baby cosa Gang diversa. Difficilmente. Cioè, parla certo, d'amore. Ma infatti, io quando lui dice determinate cose. La sua. Il suo modo di decifrare quella storia là. Quando io l'ascolto e non l'ho vissuta da protagonista, ma da parte della storia per mio padre, per la mia famiglia, insomma, alcune cose mi arrivano. Io mi ricordo i primi tempi che uscì dalla Dark, dicevo, non so real, so del centro, e quindi non so real. Invece io gli dico sempre, so real, pure se so del centro, perché se i primi hanno detto che so del centro, se la rivendicano per primi sta cosa... E non vuol dire che se sei del centro sei ma un che vuol coglione. Dire, esatto. Ma poi centro, non comunque centro, no, ma centro ne molti, non è che centro. No, però quello che voglio dire, fratello, Rione Monti per me, io quando torno a Roma, fratello, io quando torno a Roma sto sempre a Rione Monti perché per me è il quartiere più bello di Roma. Okay. Ma non vuol dire che sei un coglione se sei del centro. Non vuol dire niente. Capito cosa voglio dire? Sei sempre quello che sei, non quello che hai intorno, capito? E che storicamente e loro secondo me hanno portato sta roba e hanno influenzato migliaia di giovani su sta roba. Sono stati reali. A una certa mezza Roma si vestiva come Tony. Tutti. No, ma mezza Italia. Ecco, le TN, le collane, le cose. Le gare arrivavano dei ragazzini. Cioè, Valerio, noi molto conosciamo io e mia nonna. Oh. Sì, ma l'avete detto. Qua gente di zona nuova, venditta, mi dice... Dentro sei Rione Monti, Tony F, fa dal Polo Gang. Ma brother, ma secondo te no, noi che eravamo di Torino, Barone era famosa, no? Ah, perché c'era Marra che diceva Barona, abbiamo capito che era il suo quartiere.
Rione Monti è Colosseo, capito? Certo, Frao. Okay. La cosa assurda Rione è questa. E voglio dire una cosa. Vero, cambia, posso dire una cosa? Rione Monti è il primo rione più di antico di Roma, perché ci andavano i gladiatori, la suburra, tipo la fiction, cioè, la suburra. Cosa. Cioè, quello è tutto vero. Cioè, non, allora, Roma era Rione Monti. Se tu eri fuori di Rione Monti ai tempi del Giulio Cesare, era in Burino. Sì. Burino vuol dire fuori dai mura. Certo. A secondo me questa cosa di non dover rappresentare il centro e rappresentare più le periferie, inteso come il disagio, è una cosa che è molto legata alla nostra musica, perché soprattutto all'inizio si è fatta carica di quei problemi. Cioè il primo pezzo tipo The Message, andando proprio all'indietro proprio. Di chi ha The Message di Grandmaster Flash. Parlava del fatto che avevano distrutto il Bronx e c'erano passati in mezzo con la superstrada. Quel posto era diventato un quartiere invivibile. 10 anni prima era un quartiere residenziale normale per famiglie normali di media borghesia. Diventa estremo quartiere popolare, diventa distrutto dal degrado. La gente che era là vendeva le case o gli dava fuoco per prendere i soldi dell'assicurazione. E il Bronx diventa il Bronx, ma prima non lo era. Era un quartiere residenziale. Quindi che succede? Lui con The Message dice questa cosa, è stata la prima volta che il rap viene utilizzato per raccontare un disagio. Allora sembra sempre, un po', soprattutto poi in Italia, che questa roba arriva dai centri sociali, dove è stato il primo posto dove ha attecchito il rap, quando ancora io manco rappavo. L'unico posto dove poteva attecchire il rap era in quel contesto là, dove esisteva la musica alternativa e quindi dovevi essere portavoce di un messaggio. Quindi parlare delle periferie o parlare dei posti meno agiati rendeva tra virgolette più tutelati chi arrivava da là a fare il rap, quando chi invece veniva da un contesto di media borghesia o in un solo geograficamente in un posto più centrale veniva visto come uno che tu non hai voce in capitolo perché non parli di disagio, tu non hai niente da dire. Il rap non è mai stato questo, mai stato questo. Infatti io che poi trova terreno fertile quando qualcuno ha qualcosa da dire, grazie al cazzo. Grazie al cazzo, è una musica fatta di parole. Se non lo trova questo genere, chi lo deve trovare? Ok? Giusto. Quindi io sono fan del rap che dice delle cose socialmente utili, eccetera. Ma il rap principalmente non ha un'accezione di questo tipo. Anzi, all'inizio era solo fare festa. Il centro che si è vissuto mio nonno, mio padre, è un pochetto noi, perché noi siamo dell'anni 90 alla fine, quindi inizi 2000 abbiamo vissuto determinate cose. Non è il centro di adesso. Quindi se noi ti raccontiamo un centro, una romanità che non c'è più, è perché è così, cioè adesso non è così, ma prima era così. Ogni tutto contesto c'ha la sua sofferenza, ognuno vive il dramma suo, la sofferenza sua. Tutti sono differenti, ma tutti sono uguali. Però non c'è manco da paragonarci in trappola. No, per carità, io proprio perché altre cose, perché la Tor Bella Monaca, vede la differenza. Certo. Capito? Però almeno c'è la sofferenza sua, fratello. Però voglio dire, nella musica come nell'arte in generale, non è da dove vieni che ti tutela. E chi capito? Sei, fratello? E chi sei, fra? È la storia che porti. Che fa, amore? A dopo. Organizziamo, usciamo, fra. Facciamo il panico. Abbiamo un grammo d'acqua. Io ci sto. Che dite? Fare, facciamo un brindisi? Dai, vai, facciamo. Facciamo un bel brindisi a sta chiacchiera, andata alla grande. Dentro non se ne fanno, mi sposto. Che sto cotto? Io pure, fra. A parte che hai fatto 1 milione di canne, fra, porco Dio. Andiamo, 4-5 canne hai fatto, fra, insomma. Ma che 4-5, bro, contato? Io gli ho dato 5 filtri, gli ho dato. Avrà fatto almeno 6 canne. Io mi sono bevuto una media di gin. Io ho bevuto come un pazzo. Due birre. Io pure ho bevuto. Io poi tutto atleta, fra, non posso bere. Dai, amico. Comunque, niente, una bella puntata. No, sei da DHC. Sono un attimo riposato. Ora sì, si era preparato tutte queste domande cattive e non l'ha fatto. Doveva saperlo che siamo dei cazzoni, che non siamo professionali. Non l'ha fatto, era che veniamo a cazzeggiare nei podcast. Vabbè, tagliamo. Però il bello dei podcast è pure questo, no? Che podcast ci stanno in Italia? Pochi. Take Away? Poi cosa mi viene in mente? Take Away. Take Away. Poi c'è quell'altro spack che mi pare si chiama Take Away. Take Away. Take Away. Facciamo un ultimo sciottino prima dal Nassau. No, sì. Tutti quanti, tutti. Allora, Sto avvelenato. Ma veramente? Sì, io pure. Raga, abbiamo portato a casa la puntata. Siamo ammazzati, fratello. Raga, famo un brindisi finale per Nassau. Dai. Nessuno sa. Io sono atleta, fratello, te lo ricordo. Ma che atleta? Ma mamma mia, tu sei atleta, noi siamo Atlanta.
Io ce l'ho. Vai, pure io. Ho pure aspetta, io. Aspetta, io non ce l'ho, fratello. No, dammi metti, me la mo. Grazie a Tony F. Aspetta, Dylan, Zeppola, Morgan, che si sfoda la bottiglia. Salute, amore. Questo è il takeaway, ci vediamo alla prossima. Bella, gang. Wait.